E quello che state ascoltando è Fumble. Fumble. E tutti cercano di, non so, rovinare in qualche modo appena abbiamo iniziato. Grazie. Fumble ultima. È il gioco in cui giochiamo questa sera, ma soprattutto Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. È così. All'estero, anche in Giappone. Mi raccomando, spammate il gioco stasera che non ci sono io. Fumble. La cosa interessante è che in Giappone comprano le cose non giapponesi di Fumble. Forse perché non vogliono vedere Gattai, ne hanno già abbastanza. Fumble fa parte di QWERTY, che è il podcast più grande e fico di universo, podcast più figo dell'universo. Ci trovate tantissime cose, ce ne trovate di nuove quasi ogni mese. Esatto. E questa settimana siamo in onda in una serata diversa dal solito, ma è solo per questa settimana, quindi non vi preoccupate, poi torneremo al venerdì, non vi vogliamo distruggere la settimana. Ma perché Claudio non c'era venerdì e quindi ha detto no, iniziato ad avere gli attacchi di ansia. Esatto. Saltiamo una puntata. No. Non ci ha dormito per due notti sudando nel letto col condizionatore e poi ha deciso di Ho messo il cuore in pace perché salteremo quella durante Lucca, quindi penso di aver raggiunto l'equilibrio. Certo? Sì. Ma ne sei veramente certo? Ho raggiunto l'equilibrio in questo modo. E fu così. Allora prendo altre notti insonni. Ne salto una dopo per non saltarla adesso. E quindi mi sono regolato di questo. E qualche ora di cilicio, ma questo è un altro discorso. Problemi suoi. No, il cilicio no, non fa per me. E neanche la frusta mononucleare? La frusta mononucleare sì, assolutamente sì. Però è una spada. Una sola volta lo puoi fare. Esatto. Ma non siamo qui a parlare di Corioli, siamo qui a parlare di Fumble Fantasy 2, Fumble ultima. Quindi lascerò fare ad Alice il riassunto. No, perché? Perché così ho un sacco di tempo per fare quello che devo fare. Uffa. Quindi io posso andare a spammare. Perché sono mazza. Io ho pochissima memoria. Allora. Potete aiutarla, appunto per quello. Io non lo so, ero impegnato a spammare l'ultima volta. Allora. L'ultima volta, quello che è successo è stato, sapevamo che, giusto, dal deserto stavamo tornando in città. Cioè. E sapevamo, cioè noi non sapevamo, chi ci ascolta lo sa, che qualcuno ci stava osservando da lontano, incappucciato e meditabondo. Arriviamo in città, verso la torre, e quello che scopriamo, anzi lo vediamo anche da lontano, che un grosso drago sta attaccando la torre dell'accademia. Ok. Anche perché vi passa sopra la testa. E sfonda le mura della città. Esattamente. E quindi noi corriamo verso la torre per proteggere i nostri compagni d'accademia, ma anche la città stessa, perché siamo anche un po' eroi, intimamente. Ma se lo dite voi. Ero dentro, molto nascosto, esatto. Sono molto sotto, ma... Esattamente il destino che volevi. E allora cominciamo ad andare all'attacco del drago. Cioè, non è vero, non andiamo all'attacco del drago. Vogliamo andare verso il drago. Se non fosse che poi ci dividiamo in quel momento, perché la questione è questa. Il drago sta cercando di sfondare le mura della torre con il suo soffio di diversi elementi, perché lui è un drago arcobaleno. Prendendo tempo tantissimo. È vero. Non è vero. No, non è vero, è che non mi ricordo, genuinamente non ricordo. No. E quindi io cerco di... mi ricordo cosa ho fatto io. Io mi sono arrampicata sulla torre per andare contro il drago. Sei. E voi invece vi siete anche voi divisi, perché Ignifugo ha deciso che voleva andare a vedere come era messo il suo laboratorio, perché ci teneva molto di più il laboratorio che alla nostra vita. Verissimo. Come giusto che sia. Esatto. E invece Matt... che cosa hai fatto, Matt? Ho tipo risolto tutto. Non è vero. Sì. Beh, ha scoperto che Krubal non era Krubal, era posseduto da Karkedir. Ho rubato il cafferano, te l'ho passato. E io so soltanto che me l'hai passato. E io sulla torre. Lei racconta dal suo punto di vista. Okay. Esatto, io sulla torre. Iperrealismo. Esatto. Che è tipico dei JRPG, tra l'altro. Assolutamente, certo.
Io ero sulla torre, tu quindi mi hai passato il cafferano perché sì. Intanto avevi scoperto che Krubal non era Krubal ma era posseduta. Non avevo capito un cazzo in realtà. L'ha scoperto, l'ha detto il saggio. Esatto. Ma hai recuperato il cafferano, me l'hai passato. Io ho provato a lanciarlo sul drago, ma non ha funzionato per niente questa cosa, ho mancato. Intanto l'avresti preso è che lui si è ritrasformato in coboldo, esatto, mentre gli erano lanciati in contro. Coboldo è definito dentro il buco che ho creato nella torre, al che ho deciso di lanciarmi dal mio pterodattilo, che non era uno pterodattilo ma falcodattilo. Che avevo preso citazione di loot, tra l'altro, esatto, preso in prestito in realtà non c'era il loot però adesso lo vogliono tutti allora quindi c'è ormai è canon. E mi sono lanciata sapendo che sarei potuta tranquillamente sfracellarmi al suolo, ma è andata bene lo stesso. E da lì, mentre cercavo di afferrare questo coboldo che era diventato forse un cioccoboldo, si è trasformato in un cioccoboldo ciccione gigantesco mentre uccideva i maghi che stavano cercando stavo di contrastarlo. Esatto, esattamente. Cerco di afferrare questo coso e si trasforma, si volatizza, si dissolve. Si dissolve perché di sotto intanto era successo tutto il patatrac con il golem Matt Defender costruito, esatto, da Ignifugo, la granata congelante di Ignifugo, il cafferano che io gli ho fatto invertire, esatto. Cioè, scusatemi, ho invertito la suonatura e l'ho fatto drogare di cafferano, qui però era allergico. Esatto, quindi avete sconfitto Krubal e lo spirito che abitava il suo corpo se ne è andato. Esatto. La direttrice vi ha detto che conosce quello spirito da eoni e a quanto pare pure lei ha dei segreti che sono nascosti. Se li porta bene. Se li porta benissimo. Benissimo. E avete... Io ne davo due. Io non uno di più. Avete quasi detto alla direttrice, ma noi eravamo qui per ucciderla. Perché Max Werner sì. È un disagiato. Senza filtro. Esatto. E poi c'era il libro di cui voi avete una pagina, tra l'altro. Sì, esatto. Quindi si era strappato una pagina. Avete ricevuto dall'Accademia un apparato di Qualish. Esatto. Che al momento è al porto in preparazione, prima che voi ve ne andiate. E l'indicazione dal capitano Sid di andare magari all'archivio dei diari di navigazione per vedere se qualcuno ha visto nel giorno in cui sono caduti i frammenti della luna qualcosa cadere nell'oceano per capire dove andare, perché Matt Lerner ha spiattellato anche questo, certo, perché Matt Lerner sappiamo che non è per niente affidabile. Demente. Ok, beh, io non ho memoria. E intanto un'altra figura incappucciata vi guardava da lontano, che è un po' il leitmotiv di assolutamente questa stagione. Che ovviamente finché la vedi da lontano, anche se gira la telecamera, il cappuccio è completamente nero. Certo. Poi quando si rivelerà invece si vedrà chiaramente la faccia del cappuccio. Esatto. Da qualsiasi indicazione, ma solo col cappuccio. Esatto. Certo, anche da dietro un po', anche si, da dietro vedrà un lo po' si vede il bordo della faccia per riconoscerlo. E quindi agli archivi. Ci hanno detto che sono di là e io non vedo l'ora di... archiviare? No, di leggere pagine su pagine su pagine su pagine di resoconti navali, perché questo è quello che ci è stato detto di fare e sono sicuro che saranno molto interessanti, sebbene non ci abbia mai provato e potrei non capirci molto, però questo è... Ma qui ci aiuterà Ignifugo. Ignifugo, io ci sono messa io. Capitano, da dove dovremmo partire? Cioè nel senso, beh, ovviamente prima dovremmo andare lì, però una volta arrivati lì, da dove dovremmo cominciare a leggere e consultare? Lei che è un navigatore esperto e anche probabilmente un librologo. Libratore. Dai registri di navigazione delle navi? Ah beh sì, quello d'altra parte è l'archivio dei registri di navigazione, però dicevo, nello specifico, se dovessimo partire da un registro particolare, lo catalogherebbe per tempo, per luogo, per... parte di mare, per coordinate, per colore, volume, nome del redattore, no, non è nel senso di font. Carattere. Dopo l'esplosione su quella rotta. Dopo l'esplosione su quella rotta, vado avanti. Arrivate agli archivi. Io mi allontano, ma man mano che lui lo dice. Arrivate agli archivi, che visti da fuori ovviamente sono un
piccolissimi, due piani al massimo. Poi entrate dentro, ci sono degli stanzoni giganteschi, come in ogni Jaeger. Ok, c'è un attendente in qualche c'è un attendente. L'interno è molto silenzioso e tranquillo, mi sembra che non ci sia quasi nessuno a parte l'attendente in questo momento. Sentite solo in una stanza di fianco qualcuno che sta sfogliando un libro, ma deve essere tipo una sola persona. Salve attendente, buongiorno. Scusi. È pur sempre un archivio. Certo, giusto, stiamo cercando i registri dopo l'espansione, ma quella rotta. Anche voi. Anche noi. Che rotta? Anche noi. Eh? Ma poi, beh, il vostro compagno è già arrivato. Dopo il nostro compagno. Capitano! Cruto, che è arrivato Cruto! Meno male, così gli do i gradi da capitano e governo lui. Oh sì, è un'ottima... No, non è una grande idea. No, non è bravo. Non dire così, non buttarti giù. Sempre per essere agli accogli siamo ovvi. No, il motivation di Fedra è... Cioè, non farà prevenire. È la migliore. No! Eccolo, i due. Cioè, sei ancora così giovane, non puoi abbatterti. Hai così tanto cervello. Però e chi parlantina? Che buon vino. Beh dai, andiamo da Cruto, che sicuramente saprà indicarci, anche perché quindi vado verso lo sfogliare. Vabbè, andiamo verso la sala delle consultazioni e trovate effettivamente Krutog, che ha messo da parte 5-6 libroni giganteschi e ne sta sfogliando uno. Sembra il terzo che sta leggendo. Se la pila vi dice qualcosa. Krutog. Troppo le date ancora. Allora, in realtà tu non sai esattamente cosa stai cercando, perché la direttrice, dato che sei arrivato molto presto la mattina, ti ha detto di andare direttamente all'archivio a cercare negli archivi la rotta di qualche nave che poteva aver visto. Ok. Il frammento cadere in mare. Il mio messaggio l'ha ricevuto? No. Benissimo, quindi è lì. Ci sono tornato. Quindi... Anche perché sono tornato. No, giusto. Non sono mai tornato da quando ho lasciato il mio. Sei arrivato. Sono lì dalla mattina del drago. Esatto. Sei arrivato e la direttrice ti ha preso, rigirato fuori. Ho visto un'ombra passarmi sopra. Ma cosa cavolo è stato? Vabbè. Quindi è un po' che sto studiando tutti questi archivi, sto cercando tracce, documenti, citazioni in tutti questi diari. Allora, vediamo quanto avanti sei riuscito ad andare con la tua ricerca. Ok. Allora. E per le prove cosiddette aperte... useremo la regola del manuale invece che... La regola del manuale, non sbagliamo mai. Il che vuol dire che quando fate se c'è una... un refuso... Non parlate di refusi. Non in questo periodo. Se proprio una coltellata per Claudio, No, quando devo ancora finire di mandare in stampa Monogatari. Allora... E il quick start, devo dire. Quello è il meno. Come? Sono meno pagine. È vero, sono effettivamente meno pagine. Sì, però questa dieta ha molti più errori. Rileggi anche quello. Siamo posto. Senti, allora, le prove aperte, voi proponete che statistica vi sembra giusto da usare per fare la prova che state facendo. E il master o vi conferma quella stat, quindi la tirate due volte, oppure vi dice sì, però aggiungici anche questo perché... Quindi un po' alla formalizzazione della pustolinata. Sta diventando best practice in praticamente tutti i giochi, è giusto? Esatto. Finalmente si sta sviluppando cultura del gioco. Esatto. Di andare a cazzo e di dire... Pensavo che fosse nato un gioco che si chiama Being Human apposta esatto. Per permettere le pustolinate così. Cioè. Allora, escluderei le fisiche, destrezza e forza perché...
L'attendente non mi lanci i libri e li devo evitare. Magari Tommy sono tutti grossi così. No, sono tutti libri da 30 crediti. No, di solito i bibliotecari, se ce la fanno, risicati come sono. No, vabbè, ma destrezza può anche essere tranne qualcosa. Qui. Tipo, qui molto giapponesi, tipo che volti le pagine. Senso con tipo page bend. Direi insight, per ovvie ragioni di ricerca e di applicazione, ma anche willpower per la forza di volontà di continuare nonostante i successi. Qual è più importante secondo te? Più importante te? Insight, no. Perché bisogna capirci. E infatti secondo me tiri due volte insight. Esatto, ok, non l'avevo detto così. E quindi, se ho capito bene, tiro insieme li sommo? Tiri insieme li sommi. Allora trovare la cosa giusta è un piccolo clock da 4. Ok? Oh, no, che vuol dire? Scusa. Quando devi raggiungere un obiettivo, sì, che non sia immediato, tipo riuscire a aprire il vasetto, si forma un clock che può essere da 4, 6, 8 e così via, rispetto a quanto è difficile o lungo fare quello che stai facendo. Ok. E si riempiono pezzi della torta, questo a 4 quadranti per dire, si riempie un pezzo per... Sei riuscito ad arrivare alla difficoltà minima che era 7. L'hai superata di 3, un altro più 1. L'hai superata di 6 in tutto, un altro più 1. Hai usato una tattica particolare per riuscirci, un altro più 1. Ok, me lo gioco subito allora l'altro più 1. È uno dei miei talenti, Flash of Insight. Se quando faccio 10 o più a un attributo di check studiando qualcosa che sia su una creatura, un oggetto, una locazione, posso fare X domande, che in questo caso è una sola, perché ho il talento che ho preso una volta sola, al master mi deve dire tutto ciò che concerne l'argomento. Perfetto, questo riempie praticamente il clock subito. Là! Fammi questa domanda allora. La locazione la più esatta possibile, incrociando tutte le testimonianze che ho raccolto. Questo è ormai il terzo diario di bordo che leggi di navi che sono passate in quella zona in quei giorni di 50 anni fa, e riesci a triangolare praticamente la presunta posizione di quello che dovrebbe essere il frammento della pietra guardiana. Si trova a 7-8 giorni di nave da dove siete voi a Rimonte. Trovato! Finalmente! Ah, ne potevo più da stamattina. Ovviamente ancora io non vi ho. Voi entrate nella stanza e lui si è proprio alzato, alzando le braccia, e dice: ce l'ho fatta! Immagino mi arriverà un libro, un testo dal bibliotecario. Senti un shh. Ci sei solo tu nella biblioteca e loro. Ciao, Krutog! No. Ciao, tutto bene? Ero più che sicuro che l'avresti trovato. Sì, guarda, l'ho trovato. Ho segnato qui sulla mappa. Sarà facile andarci. Ciao. Sono ciao. Guarda, è incredibile. Sarai soddisfatissimo di questo successo. Noi in questi ultimi tempi, pensa, abbiamo soltanto parlato con dei coboldi, visto dei coboldi, avuto a che fare con dei coboldi combattuto e sconfitto con dei coboldi che si trasformano in draghi. Ma questo risultato non lo avremmo mai e poi mai ottenuto senza di te. Sarei ancora ricchino sui libri. Beh, io non sono arrivato adesso, ma sarei ancora ricchino sui libri. Continuo a parlare, vedi mio. Vero, io arrivo, vedo Krutog, mi tolgo il cappello da capitano del sommergibile, glielo metto in testa, mi tolgo la giacca, la vesto, gli do una pacca sulla spalla. Sono diventato padre Marotta. Esatto, me ne vado. Sei diventato santo. Mi hai impioppato la capitaneria addosso. Esatto. Capitano, i coboldi ci hanno chiesto di uccidere la direttrice. Ma non dobbiamo... Questo mi ridesta un attimo. Perché se fosse giusto che lo sapesse, dato che è il capitano. Però non dobbiamo dirlo troppo da... Perché sono il capitano? Capitano di cosa? Beh, non lo so. Appunto. Giusto, di cosa? Beh, in realtà mi sembra abbastanza normale, perché, nel senso, ho fatto molto rinforzo positivo su... su mamma mia, come si chiama? Su Ignifugo. Però lui è, non so, è più tagliato per essere un motivatore che un capitano, perché ha quegli sguardi che ti spingono a dare il meglio di te, ecco. Mentre invece tu sai tutto, io lo so che sai tutto, con tutte le ripetizioni che mi hai dato.
mi sa che ne ho altre da darti. Sempre pronto. L'ignifugo guardami negli occhi com'è andata. Tu vedi l'occhio assassino. Ho capito. Insomma, con un leggero tremolio del sopracciglio. Senti, ma sono capitano di cosa? Indicando il cappello. E a questo proposito taglierei un attimo fuori su quella figura incappucciata. Fantastico. Che stava seguendo il gruppo per assicurarsi che Fedra ricevesse le lodi necessarie quando le devono essere riconosciute. Tu hai seguito il gruppo per le strade di Rimonte. Se la sono cavata bene adesso. Se la sono cavata molto bene, però adesso stai andando verso gli archivi abbastanza di corsa e infatti il tuo cappuccio si cade per rivelare la tua identità. E perché tu li hai visti parlare con qualcuno al porto vicino a quella specie di mezzo subacqueo con le braccia, le gambe da granchio. E quando loro se ne sono andati, hai visto il capitano che stava finendo di caricare roba all'interno dell'apparato, irrigidirsi completamente, fare dei gesti inconsulti, e poi quando si è girato i suoi occhi erano illuminati di arancione. In quel momento è saltato dentro l'apparato di Qualish e hai sentito i meccanismi che iniziavano ad azionarsi e con le gambe si è arrampicato fuori dall'acqua sul molo e adesso sta correndo praticamente verso gli archivi. Quindi. Chi sei intanto? Perché tutti gli altri non sanno chi sei. Allora, vi dico già quello che vedono entrare negli archivi di corsa. Entra negli archivi di corsa con un trambusto incredibile, sbatte contro la porta, fa una piroetta su se stesso, sbatte contro un muro, si ferma di fianco, inizia a ansimare. Un ragazzo abbastanza giovane, sui 25 anni, con una grossa armatura di piastre incisa di rune, più grossa e scomoda di quello che potrebbe portare, una specie di piccola cotta di maglia che esce da sotto, perché probabilmente gli hanno detto che la cotta di maglia va sotto tutto, ma in realtà è scomodissima. La cotta di maglia della salute. Sì. Esatto. E quindi sbatte, inciampa per terra, alza lo sguardo, guarda verso di voi, vedete che ha delle specie di occhiali abbastanza grossi. Ok. Guarda verso di voi, guarda verso Fedra. C'è del pericolo, c'è il capitano, il vostro capitano è impazzito, sta guidando un macchinario qui. Dobbiamo salvare delle vite innocenti. Ma non ero io il capitano. Che sta succedendo? Io faccio spallucce. Beh, va bene, ho capito. Il capitano, quello che vi ha portato qui, quello con la barbetta, i baffi. Ah, l'altro capitano. Ci aveva dato dei consigli tanto... Vabbè, andiamo, non c'è tempo da perdere, soprattutto se poi non possiamo utilizzare l'apparato di quello. Vai. Io vi aiuterò. E guarda, però sono andato solo verso Fedra, vedi quegli occhi luminosi sotto gli occhiali, si vedono appena. C'è lo sviluccichino dietro le lenti spesse, che ovviamente sono opache, non si vedono bene gli occhi. Io sto correndo. Potrebbe servire un aiuto di una persona con una buona armatura, quello sembrava pericoloso. Sì, ma avete la possente Fedra, non posso aiutarvi più di quanto possa fare la creatrice di vedove. Non ci vuole molto a uscire dagli archivi perché non è poi così grande. Ma per me sì, perché no. Sì, sto zitto, sto ansimando, non è volontario. E il primo che mette piede fuori chi è? Io, stavo okay. Andando. Appena metti il piede fuori, poi arrivano tutti gli altri, ovviamente che si mettono perfettamente allineati con te. Di fianco a Fedra. Esatto. Vedi la gamba metallica dell'apparato di Qualish arrivare davanti alla porta. L'apparato di Qualish fuori dall'acqua è molto più grande di quanto sembrasse in acqua. E è grosso praticamente due piani. È un golem gigantesco con delle chele. Le gambe da ha una granchio. Laser tail, una laser tail, ecco. Per forza. E vedete è lui, che è lui quello sportellone che c'era aperto per permettere di attaccare da dentro e fuori la cosa. Sì. È aperto, si vede quella sfera di luce bluastra che avevate visto che vi permetterebbe di respirare sott'acqua. La famosa bolla. Esatto. E dentro ai comandi dell'apparato vedete che c'è seduto il capitano e gli occhi sono completamente arancioni. Prendete tutti un fabula point perché compare un villain. È arrivato il villano. Il villano? Sì, il villano. Che vi dice: questa volta sono preparato.
Riavrò quello che è mio. Le scintille sono tutte mie. Scintille? Non hai speranze contro la signora delle lacrime? Sì. Lui ha appena detto che era creatrice di vedove, quindi probabilmente... Ecco, se hai una moglie, devi stare molto attento. Probabilmente porta sfiga, non lo so. Va bene. Signor comandante, mi raccomando, sia buono. No! È così brava, pensa sempre agli altri. Io vado a casa. Buono, non lasciarmi qua da solo. No. Io mi commuovo. E adesso scoprite ti togli gli occhiali e ti piaciuto con un fazzoletto di stoffa, chiaramente. Certo. Ditemi quanto avete di iniziativa. 18 20 16 8 Allora 8 lui praticamente non ti svenisci mai. Quanti a 16? 2 a 16. Beh, giustamente la cotta di maglia della salute. Che poi non te l'hanno spiegato, magari che l'imbottitura va messa sotto la cotta di maglia, quindi stai soffrendo come un cane. Grande. Ma non sei ultimo, perché l'apparato di coalisce è molto enorme. Grosso e letto. Il vostro problema è che, essendo un campione, lui fa un turno per ognuno di voi. E il lama. Quando tocca a lui? Quando tocca a lui. Ah, cazzo. Quindi siamo tutti morti alla fine di questo round. Dovete fare qualche cosa. Avete 5 slot voi e poi 5 slot lui. Certo. Chi vuole andare per primo? Davanti c'è io. Matt. E dietro tutti quattro. Io. Questo è Urban Aquatic. Beh, sì, siete praticamente sul molo in città. Allora, io tiro fuori subito una delle mie creazioni studiate da Krubal e dai tommi sacri. E uso il Magitech e creo una sfera di accelerazione che permette di fare per noi tutte due azioni nello stesso turno. Ustia. Ah, cavoli. È istantanea, quindi utilizzo questa sfera, si forma, si carica di energia elettrostatica, si apre una bolla e voi tutte vi vedete il tempo e le persone rallentare. Oh. E però devi fare una c'era prova un'oma, di Inside the Power. Power. Ok, mi fido. No, è una spell, quindi devi spendere no, punti mana. Non hanno il backtrack. Ah, non è mana. No. Ah, no, è devo consumare punti di inventory point. Ma siccome ho preso due di pocket, mi costa uno, se ricordo bene. Tu credi magia mi spendo sì, un inventory point. Un punto inventario meno, deep pocket. Ah no, uno più i mind point che mi servono, quindi 20. Che ce li ho, mi levo. Quindi così dovrebbe perché con 20 mana dai un'azione in più a tutti. Beh, io ne ho uno che praticamente mi fa la stessa cosa, ma quindi con Celebration spell, soltanto a me stesso con 10. Sì, Rodrigo, sì, sì. Sì, solo a me. Assolutamente. Solo a te, 5 persone. Bomba. Quindi sì, avete tutti due azioni in più. Mega cosa male. Io un'azione in più, due in più. Un'azione in più. Cioè, senso, due azioni. Sì, e tu adesso puoi farne un'altra. Sì. Io ne posso fare un'altra. Siang, sei tu? Scusa. Ci penso, fate voi. No, non lo fate, ma non l'ho neanche letto. Sei fortissimo. Mi viene naturale. Ho il talento. Ok. E passo perché leggo, perché come ho detto non questa l'ho è la tua azione. Questa non è la mia... c'è un'altra azione. Sì, lo so, l'altra azione okay. La farò dopo voi perché vedo cosa fare. Io ho capito che lui può essere la stessa cosa che aveva indemoniato agli occhi arancioni come quelli di Krubal quando... e ha detto questa volta io vi aprirò il culo, va bene. Allora, così proprio sì, parole. Sì, parole. Non mi ricordo, il senso era più o meno questo. Se ti poggia il libro sul culo è un problema. Non ce l'hai il libro? No, infatti non c'era più il libro. Ha una parte di Qualish, però. Ah, abbiamo la pagina. Abbiamo la pagina. Sì, sì. Ce l'abbiamo la pagina. Non so chi ce l'ha nell'inventario, cioè nel senso... Ah, sono... se non l'avete segnato. No, aspetta. Ce l'ho io, pagina bianca, libro Krubal. Avete imparato, Io voglio utilizzare un'azione per capire se c'è un modo di cacciarlo dal corpo. Cioè, se a intuito mio c'è qualcosa che possiamo fare per obbligarlo a lasciare il controllo del corpo che sta
che sta ottenendo, e una, il modo in cui lo faccio si collega a tutto il mio legame con le forze caotiche. Cioè, io non è che mi metto a riflettere su... Cerco la prima cosa che mi dice l'intuito, dato che se ho capito bene la scintilla mi sussurra, sussurra al mio intuito spesso cose randomiche, che spesso sono sbagliate, a volte sono giuste, ma io comunque ascolto sempre quelle. Quindi potrebbe essere un pensiero coboldo. Ok, fai una prova di intuito più intuito. Ok, tiro 2 di 8. Non so se in questo gioco la difficoltà è esplicita o implicita. La difficoltà è esplicita. Per riuscire a capire qualche... Ah no, questo è un open check. Più fai, più ti dico. Uso Double or Nothing. Approfittane, sì, sì, perché sì. Non esiste più nella versione 2.5, sì, sì. O meglio, esiste ma è diverso. Sì, sì. Ok. Usalo. E... dacci un brivido. Sarà sicuramente fumble. E via! 12 critico, peraltro era anche un bel tiro. Hai 4 più 8. Ah, no, è perché hai usato pari. Or Nothing, ok. Sì. Pari. Allora, è sicuramente la stessa creatura che possedeva Krubal, di questo sei sicuro al 100%. Quello che l'ultima volta l'ha costretto ad andarsene dal corpo di Krubal è che Krubal era arrivato fisicamente al limite di quello che poteva sopportare quella creatura. Ok. Ok. Era rimasto bloccato nel ghiaccio e era stato ferito e stava arrivando qualcun altro. Come si uccide? Continua a picchiarlo finché non muore. Bene o male, il problema è proprio quello, è che tu devi ridurre la creatura che contiene lo spirito in uno stato tale, certo, da costringerla ad andarsene. Non è detto che tu lo debba uccidere, magari anche pietrificarlo, certo, rimanere, bloccarlo in qualche modo. Fare in modo che il suo ospite non sia più un ospite sensato per lui. E quanto dura la doppia azione? È una volta sola o in questo turno? Vado a riprenderlo, devo intanto vedere entropi. Ti faccio un'altra domanda, più diretta magari col critico. La mia capacità di Soul Steel potrebbe in qualche modo togliere, cioè dargli un po' fastidio. No, e sai perché? Perché con Soul Steel non stai veramente rubando. No, è vero. È come scaricare i torrent. Esatto, è vero. Quindi stai solo facendo una copia di qualcosa che sarebbe la... Ok. Non ruberesti un'anima. Tan, tan, tan. Allora... io grido a tutti... Non concentratevi sul sottomarino, anche perché poi lo dobbiamo usare. In realtà sarebbe meglio cercare di evitare che lui sia ancora in piedi alla fine di questo, quello che è. D'accordo? Io vi ho solo accelerati! D'accordo? E? Benissimo! Quindi, ora capisco come si sentiva. Come si sentiva Fedra, perché la chiamava la furia scarlatta. Questa adrenalina, questa velocità, solo nel stare vicino. No, erano le mestruazioni. Come si dice, faccio la mia solita danza cobolda e cerco di scagliare contro di lui un effetto che non ho idea di cosa sia, perché fino a quando non tiro non lo so, quindi potrei fare la seconda azione. E con la mia seconda azione, sì, le ho messe in fila per praticità. Okay. Allora, 2 di 10, 1 e basta, e 2, no, sì, lo ritiro una seconda volta, col primo faccio 6 e col secondo faccio 6, quindi ho fatto 12 è un critico. Posso no, assolutamente ho usato di nuovo Astral Plane e io posso scegliere un numero di creature, un qualsiasi numero di creature che posso vedere e si beccano 20 punti di danni da caos. Quindi, quello che... Astral Plane? Scusami? No, sì, Astral Plane, esatto. Ah, da 11 a 14, sì, ok. Esatto. Praticamente, faccio la mia solita danza, cin, chen, wolo, wolo, bang, bang, attorno a lui si scatenano un sacco di mani cobolde e delle voci che gli dicono... che questa cosa Krubal non la deve fare mai più. Non la devi fare mai più, hai capito? Brutto stronzo, ci vendicheremo di te. E cominciano a strattonarlo, gli tirano le orecchie, lo graffiano, alcuni, cioè nel senso,
si vede un blast d'energia su di lui proprio. Su di lui, non, sul, non sull'apparato di Qualish. Scelgo solo lui come target. Si becca 20 danni da caos. Perfetto, vedi che non succede nulla perché quando le voci e le mani arrivano vicino a lui, vengono assorbite all'interno del suo corpo. Ah-ha! È immune al caos. Ok, ci posso riprovare un'altra volta. La prossima volta funzionerà. Domanda base: se uno sì. è immune al caos, può essere più debole altro? Sì. Conoscenza base. È possibile. Sì. Okay, o altrimenti non ti preoccupare, il round dopo sarà debole, cioè sarà, sarà suscettibile al caos. Ok. Ma non è caos esso stesso. Esatto. No, fortunatamente no. No, perché cambio la sua stessa natura. Hai provato l'altra volta che lui non è immune a quelli. Allora, quindi io sono. Quindi, primi due slot andati. Sta ancora poi. Vado io. Vado io, ci penso io. Allora, ci pensa lei. Ci penso io. Invoco il mio arcano di protezione e quindi e poi scappo. Scappo anch'io. Al doppio della velocità. E quindi prendo resistenza e danni fisici. E poi e lo provoco. Faccio il, la mia abilità, vediamo se riesco a farla. Lo guardo, guardo il comandante. Sei stato molto cattivo. Adesso ti punirò io. Sembra... il nome della luna, tra l'altro. Esatto, sembra un a porno pezzi? Con le guerriere Sailor, sì. La provocazione della campionessa. Quanto lo invidio. Vediamo anche. Non vediamo riesco. Anche uno vestito di tutto punto che sta, esatto. che sta per aiutarci, ma il mio lavoro è finito, quindi. Non è un caso che porti gli occhiali. Esatto. Non riuscirei mai a prendermi. E li faccio. Nessuno ci è mai riuscito. Mi faccio due il tiro di provocare, che è Might più Willpower. Ok. No, sono due di 8, non sono due... Tieni. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Ho 12. Fatto 12. Cioè, ma okay. Non hai fatto 6-6. No, non ho fatto 6-6. Se no era un critico. Ah, ok. Quando è che è critico? Quindi vuol dire che lui... stesso numero su un successo. Se ha successo lui soffre di reckless, ovvero che cioè è spericolato, ce l'ha con me essenzialmente. Bene. E okay. Quindi vuol dire che per tutto il resto della scena, a meno che lui non spenda 20 mind point, lui è sotto questo stato. Che lui gli impone di? Ve lo dico subito, perché ha un effetto preciso. Sì, il focus dice che il focus della sua attenzione è su di me. Soltanto 5 azioni. Mi andrà bene. Allora, beh, però voi siete in più di me, resistenza siete... fisica. Gli abbassi anche il dado di destrezza e intuito. Oh, ustia. Okay. Perché anche slow e dazed, no? Perché sì, gli esatto, status riducono di una taglia il dado a cui corrispondono e reckless e poisoned abbassano due dadi alla volta. Okay. Quindi è super potente. Però uno può essere reckless, low e dazed e toglie due dadi? No, togli sempre solo uno, però devi poi togliere tutti e due gli stati per togliere i malus. Ah, c'è anche scritto per gli effetti. Ignifugo. Sì, sì. Tocca a me? Sì, perché dovete andare tu e... ok, allora io con la prima azione spendo 3 punti inventario e mi costruisco un Magic Cannon, che è un'arma a distanza, e la scelgo danno bolt. Ok, spara il cane. Poi mi butto dentro, è il sommergibile, è accessibile. Ha il bocchettone aperto. Mi butto dentro e gli sparo. Beh, ci sta. Onesto. Ok, quanto è veloce, è quasi come il giustiziero Magitech. E cerco di vedere se il Fedra ricorre da qualcosa, ma no. Quindi il tuo obiettivo è colpire dentro. È colpirlo lui. Con una scarica di elettricità e farlo andare giù. È colpire lui dentro. Sì. Ok. Vai. Allora, la questione è la solita: 2 di 10, destrezza e. Là 9, 8, 17. Lo colpisci. Allora, quindi io faccio danno HR più 6, quindi 9 più 6, 15 punti. Danni. Da elettrocuzione, lì da come cazzo si chiama? Da elettricità.
Vedi che il suo corpo subisce i danni perché la pelle si brucia, i capelli si hanno distrinato, ha delle escoriazioni su tutto il corpo. Ma non sente dolore. Però lui non ha sentito dolore. Perfetto. Però il punto di abbassare l'appetibilità del corpo. Sì, perché con una creato. Con uno ha costruito e con quell'altro ha fatto. Domanda al sì. Master. Se io inverto il turno adesso, lui fa una sola azione e ne perde quella dopo, o lui ne fa una? No, lui ne fa comunque 5. No, ne fa 5, ma poi tocca di nuovo a tutti noi. No, perché se lo inverti adesso... Dice che l'ordine di iniziativa è invertito permanentemente. Ma alla fine del turno. Quello che ti chiedevo. Alla fine del turno. Quindi poi non dice alla fine del turno. Dice the initiative order for the current conflict is permanently reversed. È una domanda da fare al creatore. Tu potresti guadagnare 5 azioni praticamente. Non io. Sì, no, lui salta un turno perché lui è il primo del round e va giù. Ma noi siamo gli ultimi. Facciamo a caso, tiro un dado. Fammi leggere bene cosa c'è scritto. È proprio una riga qua. È una piccola postilla. Perché dipende se è una cosa istantanea che accade adesso e di conseguenza tutto sommato sì, dice quando lo lanci, perché è una cosa che piglia tutti, quindi non è sempre positiva, però in questo caso magari sì. Allora io faccio la mia prima azione, che è gli sparo. Mi fai una pistola, onesto. Faccio, tu mi cade per terra, la riprendo e gli sparo. Cosa sei? Faccio villa. Allora è destrezza più insight. Quindi un D6. 7. In tutto? Sì, HR6 è il danno, no? Hai roll più 6. Ok. 7. Sì, ma non vedi che no, il rimbalza, riesce a pararsi con la chela dell'apparato. No, non devo fare così, devo ricordare. Fedra, tu non lo ricordi forse, ma un tempo eri la più grande campionessa, un tempo eri la spezzaschiene, la furia scarlatta, la signora delle lacrime. Ma lo ricorderai, come il momento in cui dovevi combattere contro Dalsim, l'uomo estendibile. E dovevi essere veloce, dovevi essere rapida, ma tu non hai solo colto il momento. Tu lì hai superato un momento, ti sei girato e gli hai detto, sei troppo lento. E il campo di battaglia ricorda queste tue imprese, tutti le ricordiamo, vero che lo ricordi? E risveglio il campo di battaglia. Ok, what the fuck? Cos'è questa cosa? Cos'è il risveglio di One Piece? No, sono un warlord. Risveglio il campo di battaglia, l'iniziativa del conflitto corrente è permanentemente invertita. Approfittatene, perché adesso tocca di nuovo a voi. Tocca a lui? No. Perché si torna giù. Hai invertito la... Cosa? L'ha invertito, cioè praticamente l'ha capovolta. E poi toccherà lui. Ah, giusto. Sì. Quindi lui ora è il primo ad agire, praticamente, ma è come se il suo turno l'avesse già fatto. Riscaliamo tutti noi. Giusto, e quindi io non faccio niente. Adesso io torno dal basso verso l'alto invece che dall'alto verso il basso, quindi allora, tocca a voi 5. Okay. Io dico la mia seconda azione, che era quella di prima, perché ho fatto un errore. L'acceleration del target è self. Ah! Quindi lo consumo due volte, in modo tale della serie che l'ho fatto per tutti voi e io mi sono esaurito, ho finito il turno a fare quello. Basta. Mi pareva che fosse tantino. Però. Acceleration no, l'ho interpretato male. Il resto era tutto giusto, però acceleration del target è self. Quindi ho dato la doppia azione a loro, ma io non ho fatto niente per questo round. E consumati un fabula poi per aver fatto sta ficata di... vai, ci sta. Una volta e via. Ci sta. Io aspetto mentre si sente dal terreno circostante, si sente Fedra. Io mi sento ringalluzzita da questa cosa e dico ci penso io e inizio a scattare. Cioè, destra, sinistra, schivata. Sinistra. Lui fermo. Ancora batto un cazzo. Schivando e cerco di penso dare un pugno a una delle zampe dell'apparato. Punk.
Vabbè. Ha detto lui, non l'ha parato. Feel free to do so. Brava. Ci fanno notare che Federer l'uomo estendibile è un nome stupendo per un porno. Giustamente, se la dice la sua allora, scelta di nomi è, vabbè, è tutto coerente. L'uomo estendibile. Va bene, va bene. Ho fatto un 1 e un 2. Bene! Pam! Lo colpisce, è un pezzo di metallo gigantesco, non ha sentito niente. Innanzitutto perché... Brava, l'ha indebolito! Innanzitutto perché un golem non ha sentimenti. No. Ma se li avesse si sentirebbe imbarazzato. Non lì sul bullone! Sta qualcuno tra di voi. Ciao. Bravissima, sei sempre la migliore, l'ha indebolito, l'ha sentito, ma ricorda quando hai combattuto contro Zangief, il gigante colosso, ti sei dovuta muovere rapida e colpire al punto giusto, ricorda di quel momento, ricorda il lancio frenzy su di lei. Io comunque vi ricordo, intanto, che voi potete consumare un Fabula Point, invocare un tratto per ritirare i dadi. Ah, ok, sì, okay. Hai ragione, però bene. Io però spendo 10 main point e faccio frenzy, devo fare una prova giusto per spendere, lanciare una spell. 5 devi arrivare a 7, quindi però puoi spendere un Fabula Point e ritirare se vuoi, che sono punti di esperienza. E cosa vuol dire? E evoco ovviamente un legame. Se evochi un legame dai un più 1 al dado. Se evochi ma uno dei... un legame da 2, se hai un legame da 2 aggiungi più 2. Ah no, perché non è più 1 più 1. Ok, quindi devo ridire, mi conviene spendere un Fabula Point e ritirare il dado, okay. Mettendo in gioco anche tutti e due i dadi puoi ritirare. Scegli tu se tirarne sì, uno no, solo. Sì, no, tiro tutti e due. Tutti e due. Vediamo subito. No, sembra che vada. Aggiorna. Non tu. Aggiorna. Beh, tu intanto tira. Comunque siamo non registrati. Tu a chi? 8 e 1 a 9. Buono, no, dai. Ok. Ok. Frenzy, sì, senti no? L'adrenalina per un istante ti ricordi un omone gigante, simil russo. Per un momento. Che ti, mentre cercava di prenderti in un pile driver, tu dai un cazzottone fortissimo e hai un'altra azione. Ah, fantastico. Siamo spammer. Ah, alla fine del turno poi è girato solo lui. Lui non ha ancora agito, comunque. Ok, e allora mi ricordo che in quel momento... Quello che c'è. Ah, tra l'altro scusa, hai anche un più 2 al prossimo tiro che fai. Ah, ok. È una fetta di culo. Perché okay. Ho support magic. Che in quel momento, quello che sono riuscita a fare per... Liberati dal pile driver. Esatto. Zangief. Era un scivolare sotto di lui e darle un calcio... O comunque tirare su la gamba. Tirare su la gamba in modo che lui inciampasse. E quindi provo a fare la stessa cosa. Ma è un granchio. Ma sull'apparato di Qualish? Sull'apparato. Ma è un granchio con 6 zampe. Gigante enorme. È un granchio con 6 zampe gigantesco, ma tu ci puoi provare lo ci stesso. Ci posso provare. Ma... Stai guardando se è femmino o maschio. Però posso usare sempre tirapugni, sì. In questo caso. E poi vuoi menarli e... Sì. Allora, puoi decidere... Se cercare di fargli danno per distruggere l'apparato, no, o se cercare scivolare. Di completare un obiettivo, sì. E quindi qua si fa un altro clock. Ok. E ogni risultato, anche che gli altri portano alla tua causa, okay. Ti avvicina allo scopo che ok, vuoi io ottenere. So che comunque l'ho provocato e quindi la sua attenzione è verso di me. Quindi la mia intenzione è infilarmi sotto l'apparato di Qualish. E andare in una delle zampe posteriori in modo che lui fosse comunque attirato all'idea di girarsi su se stesso e quindi non vedere cosa fanno loro. Quindi la mia intenzione è comunque... Il tuo obiettivo comunque è ribaltare sta cosa. Esatto, ribaltare comunque e fare in modo che sia più a portata anche degli altri. Allora, per ribaltarlo e basta, è un clock da 4, che è tipo il minimo che puoi fare. Ok. Quindi vuol dire che... cosa devo fare? Allora, dovresti, vuol dire che... Dovresti riuscire a intrufolarti sotto, okay. E cercare di iniziare a ribaltarlo. Va bene. La prova, la difficoltà per questa cosa è 10 di per sé. Vabbè, ci provo. Poi se fai 16 già riempi tre parti del clock. Sì. E in più stai sfruttando il fatto che lui ha gli occhi solo su di te perché l'hai okay. Fatto arrabbiare prima, quindi hai già un altro spicchio...
Il fatto che Reckless qui non conta niente. Il fatto sì, che sì, Reckless sì, perché gli abbassa la difficoltà. Su cosa faccio il tiro? Vabbè, a parte che in realtà. Secondo te? Destrezza. E vigore. E vigore. Che è Might. Ho il più 2, giusto? È un più 2, sì. 9, 11. E si comincia. 11 riempi un blocchettino. Vedi che lui si sta un po' incartando su se stesso, però non è ancora crollato. E sta a qualcun altro. A noi due, se sì. Non sbaglio. Mm-hmm. Come vuoi tu. Io prego, ultimo. Prego. Ah, quindi? Manchi ancora tu? Io sono l'ultimo. Prima che agisca, perché ho agito per primo, poi ha rigirato l'iniziativa, quindi... Ah, ok. Beh, ma gli slot sono di Maria. Ah, boh, aspetta. È che sto ancora leggendo. Mancate voi. Ha funzionato l'ultima volta, potrebbe funzionare anche questa. O forse no, ho fatto fumble. Prendi un fabula point. 1-1. Prendi un fabula point. Fantastico, ti dico anche cosa stavo cercando di fare. Stavo cercando di invertire la sua natura, come l'ultima volta. E lanciargli, come si dice, lanciargli quell'incantesimo che lo rende paradosso, che lo rende appunto suscettibile a quello normalmente a cui è immune, e il contrario. Ok, il problema è che adesso io ho una bella opportunità da giocare contro di te. Ebbene sì. Tu sempre un fumble lo devi sempre fare comunque. No. Sì, mi sento fiero di me stesso in questo momento. Sarò morto a breve, però. Direi che quello che succede è che il tuo cercare di cambiare la natura stessa di quell'affare ovviamente si ritorce contro di te, perché i coboldi non sono delle creature affidabili sotto nessun punto di vista. Certo. E le mani che escono dai portali per cercare di fare qualche cosa in realtà raddrizzano l'apparato che si stava ribaltando, che ho cancellato un pezzo del clock. No, ma non intendevo quello, e poi non volevo farlo sull'apparato, volevo farlo su di lui, quella cosa che avete fatto l'altra volta, dai, porca vacca. Vabbè, sarà per la prossima volta. Intanto abbiamo scoperto che siamo cresciuti su Twitch, però pace all'anima loro. C'è l'anima di Twitch. Esatto. Mi volto verso ogni fuga e gli faccio la prossima volta il passo, lo devo fare un attimino più a sinistra, altrimenti non funziona. Lui. Ma adesso te l'hanno raddrizzato, quindi dovrebbe... Sì, Ignifugo, la prossima volta il passo, lo devo fare più a sinistra! Ha visto il cappello e non ha visto la faccia, infatti. Perché? Avevi immagini, certo. Il cappello e ce l'ho io ora. Sta voi due. Ok. Fai tu, faccio io. Fai tu, faccio io. Faccia qualcuno. Faccia qualcuno. Facci lei, facci. Fai tu. Faccio io. Allora, quindi lui è all'interno ancora, non... c'è il portellone aperto. Il portellone è ancora aperto, nessuno l'ha tirato ancora fuori, quindi è lì. Anche YouTube, mi sa. Che è? Una moria. Sono i coboldi. Una strage. Cari ascoltatori, ci sarà il podcast sicuramente. Ma sto anche registrando, quindi lo ricarico. A meno che non esploda la corrente. Dicevo, perché essendo uno non tanto da mischia, o gli lancio uno shuriken, trova il tempo che trova, ho tirato fuori anch'io il Magic Cannon. Beh. Tanto mi costa un solo punto inventario. E faccio Bolt. Okay. Posso già sparare subito? C'è scritto che puoi già sparare subito. You may perform use invigilatrix point. Sì. No. No, no. Io ho usato due azioni. Tu l'hai fatto perché avevi due azioni. Ok, mi fido. Allora intanto tiro fuori un Magic Cannon Bolt. Quindi sul fulmine. Che va bene. Allora io faccio... Anzi no, sul ghiaccio. Io lo porto fuori. Lo congelo. Provo a staccarlo dai comandi dell'apparato. Ok, anche il tuo è un clock da 4. Mm-hmm. Lui non sembra una creatura estremamente muscolosa.
però comunque è un capitano di mare, quindi anche per te la difficoltà è comunque 10. Certo. Se mi racconti meglio come cerchi di portarlo fuori, lui è proprio aggrappato alle leve e quindi... Guarda, io voglio prendere il Magic Cannon, che è più o meno la dimensione di un fucile, passarglielo di là dalla testa, tirarglielo sulla trachea e tirarlo dietro, proprio così, in modo che non riesca a respirare. Buono. Se arrivi a 16, ce la fai a staccarlo da lì. 13. Palo. Lo stai tenendo e lo stai tenendo bene, vedi che lui sta facendo fatica a manovrare l'apparato in questo momento. Ma comunque 5 azioni. Comunque 5 azioni. Sì. E quello che succede fuori, più che altro, per prima cosa una gamba, una chela e quant'altro cercano di buttarti in mare nel molo. Cioè, giù dal molo. Ok. Tu quanto hai di difesa fisica? Difesa fisica... 9. 9? Sì. Wow. Beh, io ho 9 in entrambe. Sì. Io ho 13-11. E la mazza. Vabbè, ma te vai a giro. Tu sei Romo con mezzo chilo di ferro. Con 12 kg di ferro. Mi mancano tutti i dadi da 12 perché li abbiamo usati l'ultima volta per... No, ci sono lì, guarda. Sono lì. Ma tu hai 13 e 10, c'è qualcosa che non va. Anche io ho 9 e 12. No, io ho, la, ho, 3, non è ho 3 in più perché ho lo scudo. E credo sia il dado di destrezza più bonus dell'equipaggiamento. Più, esatto. Okay. Infatti luce a 10 più scudo. Però io ho la tunica marziale. Ah, infatti ho 9 invece che 8. Certo, la tunica marziale è solo corretto. Sì. Lui c'ha 13 perché ha l'armatura completa, che gli abbassa di 8 l'iniziativa. Esatto. Mi sembra giusto, però. Tiro due dadi da 12. Ah, che bello. Due dadi da 12. Oddio, 17. Sì. Però io di mezzo i danni, almeno così. Ok, ma lui non stava cercando di farti danni. Ah, voi okay. Vedete lei che vola. Che vola lontana. Angry Birds. Non vi preoccupate, è un'ottima nuotatrice. Se ce lo ricorda. Splash. Se si è caduta in acqua, che goduria. E dato che ce l'ha con te, si tuffa in acqua. Cazzo, è vero. E viene per prenderti e tirarti sott'acqua. Ma lui il tipo? Sì, sì. Beh, con tutto l'apparato. Certo, ma si porta dietro lui, però. Si porta dietro anche col portellone lì. Aperto? Sì. Zio cane. Ma no, il portellone l'ha fatto apposta per non far entrare l'acqua. Ah, quindi voi siete tranquilli. Cioè, tranquilli. Tranquilli, respirate. Sì. Allala. 21. No, 23, scusa. Penso di sì. Vabbè, sì. E ti fa 23 danni. Ok. Che è di mezzo? Sì. Quindi va per difetto, per eccesso. Eccesso. Va sempre per eccesso. Quindi ho 23. No. No, oddio, di solito va sempre per difetto. Infatti è per difetto. È per difetto. In tutto per difetto. È sempre difetto. Ok, mi ricordavo per eccesso. Minimo 1. Io mi ricordavo per eccesso minimo 1. Per eccesso non può essere minimo 1. Invece sì, se è 0,5. No. 4. Se ti fanno 0,5 danni. Non c'è bisogno che dici minimo 1, se è per eccesso è sempre 1. Perché ti sei impelagato in questa discussione? Perché una matematica? Perché io sono Matt Learner. Io devo mostrare la mia incompetenza nella matematica, altrimenti perché dovrei essere Matt Learner? Per fare un altro fumble. Esatto. È tutta interpretazione, voi non, bravo, non la cogliete. E no. Cosa? Ah, okay, no, dicevo interpretazione. E mentre tu stai tenendo il capitano / Karkedir per il collo, e anche un cantante. Io uso un ultima point, che ne ho 6 perché l'altra volta non li avevo usati tutti. Quindi me ne rimangono 5. E tu vedi dagli occhi del capitano partire un raggio arancione che colpisce Fedra. E lo uso l'ultima point per fare il massimo con i dadi senza tirare. E quanto sarebbe? Senti, la vita che ti abbandona proprio, vieni risucchiata. Tu sei resistente ai danni soul? No. No. E allora ti becchi 28 danni. Ma la musica nera è efficace. Cioè, sono sempre difesa. C'è intesa come difesa magica? Difesa, cioè, nel senso, sono magici? Di mente? Mentali? Sono di anima. Sono anima.
anima. E quindi è salute. Fisici. Ah, quindi non sono fisici. Sono danni fisici. Sono fisici. Ah, ok. Danni fisici. Sono danni ai punti ferita, ma sono okay. danni... Ma contano come fisici, anni. No? Esatto. No, non contano non come fisici. Ah, quindi non di mezzo. Okay, vedi, contano ecco. come danni ai punti ferita. Ok, quindi cosa che era? 28 danni. Va bene. Insomma. E siamo alla quarta azione che devo fare. Il capitano cerca ovviamente di liberarsi, ma il corpo del capitano è meno forte dell'apparato. Meno male. E tu di difesa fisica hai 13, quindi devo fare 13. Devo spendere 20 MP però. Bene. Okay. Quindi non è più provocato. Sì. Lo so. Grazie. Ecco. Le nostre probabilità continuano a migliorare. È sempre la mia capacità di fare calcolo matematico. E non riesce a liberarsi. E quindi prova a fare questo. Prova a lanciare un incantesimo su se stesso. Pure. Sì, l'ultima azione. Senza riuscirci proprio, senza successo. Perché prova a parlare. Lo strangua. Ora, l'apparato di Qualish è mezzo in acqua. Perfetto. Tu sei in acqua e sei lontana dal molo perché in mezzo c'è l'apparato. Certo. Tu sei dentro l'apparato di Qualish, ignifugo, sta a voi. Ok. Possiamo considerare il fatto se mi avvicino all'acqua di aver cambiato terreno da urbano acquatico? Se vuoi lanciarlo devi sull'acquatico, deciderlo, sì. Devi decidere il master. Sì, okay. Sì, nel senso, non basta essere sul molo, però se vuoi fare qualcosa sì. nella zona dell'apparato è sì, acqua. Sì, io vado vicino all'acqua. Cioè, non ti preoccupare, Fedra, sei sempre stata la migliore nuotatrice. Per questo ti chiamavano la sirena. Dico, anche l'acqua si ricorda delle tue gesta, come quando combattuto contro quel ciccione di sumo, Nda. E per evitare le sue mille mani sei stata rapida, ti sei allenata a colpire i falcostrelli sulla rupe di Wakanda. E quindi rialzati tu. Il dribbling. Sì. La vado... esatto. Quelle ferite non sono niente. Tu una volta hai guardato la morte e gli hai detto: non ora, sono occupata. E risveglio il campo di battaglia, calmando le acque. Tutti, compreso lui, riguadagnano punti ferita pari ai propri punti ferita attuali. Quanti punti ferita hai? Cioè, sono rimasti. Se sei sopra la metà, li hai. Sei a 6. Sei rifullato, sì. Sono 16. Sei a 16? No. Sì, sono a 16. Su? 1000. Su 55. Sto cazzo, no, scusa, mentre stavo dicendo questo non mi sembra la cosa migliore. No, me ne rendo conto quanto è ferita. Esatto. Allora faccio, no, forse non è il caso. Una cosa un po' più piccola, e manipolo lievemente le acque e rigenero le sue ferite lanciando Yal. Ah, ok. Doppio 9. Critico. Critica! Anche mi tolgo, mi tolgo... Doppio qualsiasi cosa. Mi tolgo i... Ah, sopra il 6 però. Anche sopra le ferite, mi tolgo 10 MP comunque, no? Sì. Ricordati che hai un altro più 2. Ok. Chiamano l'urlatrice. C'è qualcun altro ferito di voi? No. No. Quando fai un critico generi un'opportunità. Tipo, scopri una debolezza dell'avversario, costringi un nemico a cambiare zona della battaglia, ottieni il favore di qualcuno che sta guardando la scena. No, allora faccio, mentre mi sto concentrando mi rendo conto che le energie amplificate anche dall'armatura, perché io non sono molto capace, quasi tutta l'armatura, creo una specie di ondata e voglio rispedirlo sul molo. Ok. E la cura però è il roll, quindi 18-38 di cura. No, high roll. Ah, cioè il più alto. Il più alto. 9 più 20, 29. 29, beh, ok. Cazzo. Beh, cavoli, ottimo. Più 2 alla prossima tiro. Quindi... Tanto 10. Sì, così torna in piedi, fagli vedere che non è arrivato il tuo momento, spezzagli la schiena, crea un'altra vedova. Sono lì. Ci proverò. Grazie. No, vi ho respinto sul molo. Ah, tutti. O solo lui? Ha detto uno. No, beh, ci sta anche che sposti che nell'ondata con l'ondata sì. Ti butto sul molo. Sta agli altri.
Vabbè, io... tu stai tenendo il capitano. Sì, adesso lo stacco. Cioè, adesso provo a riprovo. Fedra ha fatto per gestire adesso gli stacco, sì. Stacco la testa. Sì, io la vedevo più alla Chuck Norris. Però... sì. Diciamo che ha fatto un sacco di lavori. John Sins 12. Lo stacchi e senti che l'apparato di Qualish. No, non si spegne. Rimane, fa un attimo di ondeggiamento perché il motore sta andando, quindi sta vibrando tutto, però non c'è nessuno a guidarlo. Con okay. Manzoni, la pino è in folle. Ha le zampe che parevano aggranchiate. Scusate, ma... stasera non ce la posso fare. Fumble sociale questo. Fumble per il sociale. Una volta che c'è Manzoni, cioè... Tu lo stai trascinando fuori nel tentativo di... Sì, sì, io cerco di portarlo fuori dall'apparato. L'ha portato fuori e l'ha, no, l'ha staccato dall'apparato dai comandi, quindi adesso lui non governa più l'apparato, esatto. Quindi non tira più quelle slegne da, okay. Da 2 di 12. C'è modo con una prova di destrezza di calcolare il momento giusto di, non dico aiutarlo, ma diciamo entrare dentro, prendere il comando e con una botta di corpo buttarlo fuori o aiutarlo? Allora, se vuoi puoi continuare quello che stava cercando di fare lei prima, che era prendere il controllo del... Non lo voleva ribaltare. Lei lo voleva ribaltare, puoi fare una cosa simile. Ah, ok. Però io entro dalla porta, una cosa più simile. Che è prendere il controllo, infatti non sarà okay. Difficilissimo, sì, sì, perché sì, non hai comandi in questo momento. In quel senso. E... è 7. Ok. Insight... e dexterity? No, tu scegli una che secondo te ha senso e dimmi perché ha senso secondo te. Ma più dexterity, perché oltre a capire come farlo è avere l'agilità per farlo, quindi riuscire a buttarsi dentro. E l'altro ti dico che è vigore perché devi nuotare fino all'apparato con addosso tutta la parola. No, l'apparato è sul molo. L'avrei buttato lì. Ah, avevo capito che avevi spostato solo lei. Ah no, se potevo spostare qualcosa solo spostavo l'apparato perché mi sembrava più pericoloso in acqua. Ok, allora va bene, destrezza e destrezza. Ok. Avevo capito che avevi spostato lei e non l'apparato. Però pensavo potessi fare tutte e due. Ma due di otto, si posso fare uno. Uno qua, uno qua, uno qua, perfetto. Bello. Ritiro. Posso usare il Fabula Point? Se mi dici che cosa usi, che quale dei tuoi tratti è importante in questo momento? Che allora, io sono segretamente innamorato di Fedra. Che cazzo? l'ho scritto all'inizio! Io non sono innamorato di Fedra, io sono solo un fanboy. È come essere innamorati di Hulk Hogan. John Cena, che è buono! E so che se non agisco immediatamente c'è il rischio che lui non riesca a trattenere il capitano, se si libera l'apparato e riprende i controlli la minaccia, quindi per questo farò di tutto per lei. Vai. 9. Ok, riesci a saltare sul portellone aggrappandoti e entrando, e sei nella stanza insieme a Ignifugo, nella cabina, sì, di pilotaggio, sì. Insieme a Ignifugo e al capitano. E io non faccio mai queste cose, cioè di buttarmi in prima linea. Non lo so, non ti conosco. Ok, lo dico allora che mi conosco. È vero, non l'ha mai fatto. Sta a voi tre. Io capisco che non è esattamente momento di riprovare a invocare i poteri koboldi, perché questa volta non è andata bene né la prima né la seconda volta. Esatto, imparo, questa volta ho imparato che tentare ancora potrebbe essere poco costruttivo, quindi tiro fuori la mia fionda, rompo una boccetta, la cospargo, come si dice, la cospargo sul proiettile di acciaio. Ignifugo, fermo che perché potrei prendere te sulla testa, lo sai? E cerco di... Me o te! Siamo tutti e due dentro una cabina. Come si dice? Cerco di colpire in piena faccia il poveraccio. Perché 2 di 10? No, giusto, hai ragione, sono 2 di 8, 2 di 10. Una sofferenza... 2 di 8, 2 di 8, 2 di 8, aiuto. Tieni. E via! 2, 5, 7...
Fronte occipitale, parietale. Spero un colpo secco così svengo. Aspetta. No, beh, non è un fumble comunque, quindi eventualmente non lo colpisco. La sua difesa è? La sua difesa è 9, fisica. La sua difesa è 9. Io spendo un fabula point per ritirare, perché Krutog si sta mettendo molto in pericolo e io sono molto leale nei suoi confronti. Se metti in gioco un bond è un più uno, non è un ritiro. Ah, scusa, cos'è che devo mettere in gioco per... L'identità, l'origine, il tema... Io sono vendetta, io sono viennetta. Allora, imparo, non mi sembra... Beh, però io sono, come si dice, un'anima semplice che si impegna un casino. Finora non ho fatto un cazzo di utile, quindi non mi sembra il caso di sbagliare. L'importante è ammetterlo. Esatto. Quindi spendo un fa e metto in gioco Johnny Glamour. Esatto. Fabula point. Prendo anche un bel punto di esperienza. Sono 8, quasi passato il livello, sono felicissimo. Quindi quanto si passa il livello? 10 punti di esperienza. E ci metto in lineare, sì. Minchia. Ah, viva. No, non ho fatto fumble, però ho fatto la metà di prima. Niente, oggi non è caso, praticamente il proiettile liscia clamorosamente, ma non nel senso che gli passa, non è che gli passa di fianco, semplicemente va proprio pettina. No, va tipo a destra invece che avanti, perché la fionda non ha ancora capito quando lasciare uno dei due. Anzi no, io faccio questa cosa. Io prendo, miro perfettamente, ma invece che lasciare un capo della fionda li lascio entrambi. Quindi quindi la fionda mi cade di mano e rovina in avanti, perché chiaramente la mira era giusta, però poi la fionda... Ma tu vai da fenda! Potevi anche colpire, non so, l'archivista. Che è uscito fuori fare? Bang! Cazzo bello! Ignifugo! Oh, Fedra! Figa! È per quello che non usa mai la fionda, no? Io mi sono scaffato. No, io ho fatto. Ah, no, è vero, fatto è vero, Fedra. Allora, tocca a me. Fedra. Proverò a scalare la parte di quale c'è anch'io. Tu devi sempre scalare quella. Cosa voglio salirci sopra e entrare dentro. Devi chiamare Manola. Che scopo? Lo sto guidando lui. No, lui non lo sta ancora guidando. Ah, ok. Perché non ha completato tutto il clock. E poi io non lo so. Giusto. Non lo vedo. In praticamente io devo salvare Fedra da se stesso. Non è che devi fare una prova a scalarlo, basta che ci entri. Ma che ci sono le sue zampone? Ma le zampone sono ferme perché l'hanno tolto il capitano. Ma poi sono già entrati loro due. Ma allora perché devo salire su questo coso? Ma cosa hai detto te? Lei quando è in dubbio, no, lei quando è in dubbio scala. Scusa, se lui alla fine ha preso il comandante e la parte di qua ci sta per. Sì, ma il comandante adesso ha 5 azioni. Sì. Ma è ancora dentro la parte di quali? Sì, ma se si libera comincia di nuovo a menare fendenti con 4 azioni. I raggi comunque li hai lanciati dagli occhi, ecco. Quelli che ti hanno risucchiato l'anima. Vabbè, motivo in più per entrare anche nella parte di quali, cioè menare il coso. Ma perché con una prova? Ma perché scalando? Esatto. Questo è il punto, c'è la porta aperta. Scusate, ma menare il coso significa... È vero. Fedra vuole nuovamente schiantarsi a terra. Si prova tutte le puntate. Esatto. Ti preoccupare, ci sono io a curarti. Quindi niente, mi lancio dentro. Anzi, ti posso dare azioni extra per schiantarti a terra più volte. No, tu sali più in alto. Mi lancio dentro la parte di qua. Il tuo obiettivo è prendere il controllo dell'apparato o menare il tipo? No, grazie. Io lo ritiriamo. No, è mio. Menare il tipo. Oh, e allora devi solo menarlo. Lo meno. Grazie. Fumble, pazzo. Sì, io sto soffrendo che voi non potete capire. Tra questo con la fionda e quell'altro con le scintille nei pugni. Quando entra nel picchiato, io guarda, mirate tipo un altro orfano che viene creato. No. Ho fatto un 8 in 1, poi ho ancora il più 2 che mi aveva dato... Yes. Vabbè, quindi l'hai preso. L'hai preso, aveva 9. Ok, va bene. L'ho preso e faccio 8 più, 8 più 5. 13 vabbè. Danni. Beh, bello schiaffo. Continuo a non ricordare se le tue due armi erano due attacchi. È vero. Questa cosa non l'avevamo fatta poi. No, perché me lo dite sempre a metà del combattimento, non all'inizio, alla fine o dopo. Vado a vedere io. Vado a vedere. Intanto continuiamo. Grazie. No, vuoi leggere più chiaro? Quindi siete tutti dentro tranne Al-Sid e Matt Lerner. Sì.
che ha un golem che come sempre... Ah, che ovviamente ha appena visto il tiro, quella cosa ha fatto bel tiro! Grazie, grazie, mi sto applicando, sono soltanto due anni. Vede, si vede, la pratica rende perfetti. Infatti, infatti, sono più che sicuro che la prossima volta andrà bene. Ma non ora! Esatto, io... Mentre stiamo andando su e giù, tipo la giostra della pioppa. Diciamo che la fionda non doveva seguire il... Beh, potrebbe essere un effetto sorpresa comunque, ottima idea. Ma abbiamo finito tutto il turno, quindi ora il capitano ci picchia cinque volte. Sono a sparare. Sì. Che macciate. Allora... I giovani minchioni che confronto erano. Sì, erano bene. Cioè, allora, non è mai stato... Erano l'MI5, erano confronti di... Io uso... Navy Seals. Io uso un bellissimo... Ultima point... Per lanciare quei raggi dagli occhi, al massimo, a due persone, perché era un attacco ad area, ma prima c'era solo lei, quindi l'ho lanciato solo su di lei, ma adesso sono in tanti lì dentro, certo. E quindi posso scegliere. Poi immagino che è preso per il collo, quindi proprio... Esatto. Cioè, si muove un po' intero. Sul metallo delle cose, raggi dappertutto. E ciclope quando perde il controllo, praticamente. Esatto. Okay. Tirerò due dadi molto e vedrò chi inutile. Sono i due. E quali sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. Perfetto. E poi pari, dispari. Pari, dispari. Dispari. Vi beccate 23 danni. Però. HP breaker, che succede? Alcuni mostri hanno delle abilità se siete in break. E quando fate un riposo corto, vi curate di. Del break. Ok. Questa era la prima azione. Con la seconda azione, cioè con la prima azione ha sparato tre raggi, due raggi, due occhi, due occhi, uno per occhio. È pratico, quindi è un camaleonte. Beh, gli frega un cazzo, controlla il corpo come gli pare, quindi può pure guardare. Esatto. È Carcadine, il caos incarnato tra un po'. La seconda cosa che fa è tirare una mazzata invece al nostro buon ignifugo. Tu di difesa fisica hai 13. Quindi non è così detto che ce la faccia. Infatti fa solo 10. Solo. Beh, ce ne sono altre 3. Esatto. E spendo un altro Fabula Point. Ultima Point. Per riguadagnare controllo dell'apparato di Qualish. Dato che è lì libero e felice come una farfalla. In teoria non ci sono un po' nel mezzo, no, perché dovevo completare il clock. Bravo. Sei nella stanza. Ancora due. E con gli ultimi due, una mazzata su uno, una mazzata sull'altro. Ah, con l'apparato. Con l'apparato. Prima su Matt Lerner. Non era previsto! Prima su Matt Lerner, prendo la 11. Sì, a Roya. Ok, sono 19 danni. Onesto! E poi sul nostro Alcid mi copro. Prendo la 10. No. 13. Si schianta di fianco. L'ho parato. Cosa pensi di poterlo prendere? Si vede che lui è. Hai visto come l'ha parato? Hai visto? Questa è la tecnica. Tu. Questa è la tecnica del braccio come scudo di Fedra. Lei non usava uno scudo, usava solo il braccio. Davvero, è fantastico. Se proverai a toccare i miei amici, ti ammazzerò di botte. Ho perso gli incisivi entrambi. Io gli asciugo un po' di sangue col fazzoletto di stoffa sul lato della guancia. Bravo, i 5. No, state bene? Sì, mi sono veramente staccato. No, sia mai che dei compagni di Fedra cadano quando ha fatto la Royal Rumble nella gabbia. Nessuna delle sue compagne è caduta perché tutti la guardavano e tutti si sentivano ispirati. Guardatela e sentitevi ispirati. Rilancio Ial. Ma perché sono di... Posso guardare dal boccaporto uno di loro due? Sì, beh, il boccaporto è aperto. Perché tutte le situazioni di Fedra? Cioè, guardate Fedra, guardate quanto è grande, guardate quanto è bella. 3 su di loro, 3 allora. Ok. 9 e 7, quindi sì. Passata. Sono 10 MP e recuperate 29 punti ferita. Ustia, grande, 10 full. Per ogni persona. HR più 10. Quella è quanto? Ah, 10 per target, giusto, sì. Quindi 30. Beh, comunque. Ok. Ustia. Cioè di più? No, MP che mi costa. Prima ho guardato solo lei. Beh, in compenso. E tu che sei lì vicino, sei quello che mi sta più simpatico al momento, tu hai il più 2. Ok. Ah, devi tornare a 35.
Nei combattimenti di pratica duravano molto di meno di solito i manichini. Non si muovevano. Però sei veramente d'aiuto, senza di te non avremmo fatto praticamente niente. Aspetta, devo trovare la scheda del personaggio. Beh, allora vada qualcun altro. E pensa che una volta Fedra ha combattuto per 15 ore di fila. Mi dici, contro Mister Bisonte 56 ore e 12. Continua a sembrare sessuale questa cosa. Perché tutte le citazioni che fai Fedra, Fedra ha combattuto per 56 ore e 12 minuti e 38 secondi contro Mister Bisonte. Che i legami possono essere utilizzati per migliorare il tiro, sì, senza spendere Fabula Point. No, spendendo Fabula Point. Ah, quindi questo qua dei bonus. Sì. Ah, ok. Allora no, vado direttamente per sparare in faccia al capitano perché mi ha rotto coglioni. Io credo che rimasti 6 MP, wow. E di non voler cercare di prendere il controllo della nave. Ma è molto più potente di me, ma sì, è molto più divertente. Anche perché se ne ho fuori loro due di tutta marmellata. Quindi dexterity più dexterity, giusto? Però in questo caso lo devo superare di forza. E in questo caso lo devi superare di forza. Oppure se mi racconti in maniera intelligente come altro potresti fare, può anche essere qualcos'altro. Ad esempio cerco di... Se sei d'accordo, Magitech Override non si potrebbe utilizzare in questa situazione perché è un champion. Sì. Ma potrei tirarlo per creare un bypass sui comandi per far funzionare un comandino remoto che funzioni lì nella stanza. Ti dà sicuramente un vantaggio nel caso tu ce la faccia. Ok, quindi Insight e Dexterity per attaccarlo. Non vado a scalzarlo di forza, è inutile, non ci provo neanche. Io ti avrei detto Insight e Insight invece. Io ti dico di sì, Sono 2 di 10, non mi lamento mica. Perché stai facendo una cosa puramente di hacking del Magitech. Sì. Poi però se fai 7... E no, e ci devo riuscire perché se no oltraggio la memoria di Krubal. Quindi spendo un altro favola. Ah, okay. Scusa, cosa? Le spell hanno successo a meno che non tiri fumble. Non hanno una CD. Perché unless you roll the fumble, the spell is cast successfully. E puoi fare critici e fumble. Ah, sono quelle rituali che possono fallire, allora ecco così. Sì. Perché, quindi mi riprendo il Fabula Point. Quindi io... Ah, no. Tu hai sempre fatto Fabula. Avevo fatto Fabula. Non c'è dubbi. No, tu ce la fai o Fabula. È vero, hai ragione. Io evito di oltraggiare la memoria di Krubal e ho fatto un 14. Oh, perfetto. Dovrei completare il clock. Ti completi il clock, che era quello già iniziato prima. Ok. E lui ha ancora i comandi, però tu adesso hai modo di pilotarlo con una copia più piccola della console. Del mini apparato, ho una scatolina con una leva che esce e un pulsantino rosso. Esatto. Cioè, naturalmente, quando vedo questa cosa, avendo un complesso di inferiorità nei confronti di Kruto, mi maledico per non averci pensato. Ah, e ovviamente... Sì, perché poi facciamo anche lo stesso lavoro. Per voi tre, che è importante, la mia magia di cura... Sì. Sono dei canti celestiali che sono i cori che vengono fatto dei migliori incontri che io ho visto, sono i miei ricordi felici. Che bello. I migliori incontri che io ho visto di Fedra quando faceva la Street Fighter, voi li rivivete un secondo nelle voci del pubblico. Che meraviglia. Quindi canti sessisti, razzisti, certo, di tutto. Fagliela vedere! Sì, poi la diavola perché lei era la donna più forte nel wrestling, batteva anche gli uomini, c'era sicuramente un sacco di misoginia. Sì. Esatto. Però sentite anche una voce che fa: no, è una brava ragazza. Esatto, sì. Ha fatto anche cose buone. C'è un perché del fatto che me lo sono dimenticato. Ok, quindi tu hai fatto. Io ho fatto. Chi vuole andare? Io ho fatto. Sì, lo so che tu hai fatto, ma loro no. Vado io che cerco ancora di pigliare a botte il passa dello scorpione. Che è ancora grabbato da... No, era tornato ai comandi dell'apparato. Ah, ok. Niente, allora lo colpisco alle spalle. Codardi fino in fondo, questo è lo spirito coboldo giusto. Ma questa è la Street Fighter che mi ricordo. Che e mi cerco di colpirlo in testa. Con un pugno. Vai.
Sempre 9 di classe 2. 4. 8, 2, 2. 4. Mm. Per critic? No. 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 Vuoi ritirare? Ritiro, sì. Ritiro... posso utilizzare un fabula point? Perché no. Sì, devi usare un fabula point e dirmi perché ti senti di dover ritirare. Perché comincio un po' a gasarmi, cioè nel senso del sentire queste cose. Ti ricordi un po' dei bei tempi che furono? Esatto, dei bei tempi che furono, anche se non lo ricordo veramente, però c'è qualcosa di familiare. Quindi provo a ritirare. E ho fatto 6. Ah, però. Grande. Proprio, c'è qualcosa che era proprio la regina del ring. Che pensi se mamma mia, l'oratore poteva prendere quel potere che faceva ritirare gli altri spendendo il suo fabula point, ma tu non hai voluto prendere. Che rispammavo troppo, no. C'è qualcosa che non mi convince. Se cominci a poter rispammare anche per gli altri, ti durano 30 secondi. Sì, non l'ho preso apposta per quello. Che potevo spendere il fabula point per far ritirare gli altri, ho detto no. Considerate di Alice. Che poi ne ho spammati 3 anch'io. Ma è bene perché vi danno punti esperienza. Ma molto esperienza. Ma è troppo forte. Aiutatemi. No, più che altro tu lo colpisci anche, però sembra che lui non senta assolutamente nulla. Ed è vero. Ed è vero. Sta a voi due. Io posso allungargli il mio Magic Cannon? No. Guarda, io... Perché hai già fatto la tua azione. Io aspetto di vedere cosa fa. Per vedere se sono ancora valido. Dopo se lo vuoi fare. Dopo l'azione di Matt Lerner. Ti metti al riparo sostanzialmente. Io, perché fa figo, prendo un Fabula Point per introdurre un nuovo elemento. Ok, quello lo potete fare quando volete. Sì, e vedete, quando... Fedra era andata sotto, che aveva cercato di ingarbugliare le gambe, aveva fatto qualcosa e adesso si sta condensando il vapore, quindi adesso nella cabina c'è un getto di vapore e tutta l'aria è oscurata. Ok. Boh, io... Quindi, non vedo un cazzo. Non vediamo niente. Per nascondere meglio. Ah, è bellissimo. Guarda, la mia idea era proprio di prendermi un altro raggio in faccia. Ma non ti vede. Ma neanche tu lo vedi, dove sparare. Neanche tu lo vedi, però se sta guidando. Sì, sì. Non sta più guidando, tra l'altro. Se non sta guidando. Guida lui. Vai. O la va o la spacca. No, perché, anche perché non voglio usare, cioè. Ma sai che cosa? No, non vado a convincerti, esci da questo modo. No, va bene, d'accordo, ok. Aspetta, no, scusa, aspetta, sono guarito, mi sono spuntati i denti. Non posso parlare a metà, non capisco. No, mi sono spuntati o no? Ci sono spuntati i denti. Ok, perfetto. Penso. Sì, esatto. Perché i denti erano incitati. Fedra. Si spingevano a uscire. Sì, da Fedra a Fedra, giusto? D'accordo, io imparo. Di conseguenza, come si dice, lo guardo e dico, questa volta posso farcela, prendo di nuovo. Non vedi niente perché c'è tutto il vapore nella stanza. Non vedo nulla. Segui il tuo cuore, fai come Fedra, lei riusciva a trovare il nemico anche nella giungla più profonda. E quando lo vede, mettere contro il serpente metallico. Certo, hai ragione. Contro il serpente solido, allora, scusa. Io vorrei... meglio che liquido è del metallo, però... Sì, sì, sì. Allora, io mi fido di lui. È evidentemente una persona che crede in me, io non posso tirarmi indietro. Quindi, come furia cieca, però qual è il rischio di prendere me anche? C'ha il più 2, non ce l'ha nemmeno. No, invece no, perché tu mi hai appena detto una cosa, io userò Double or Nothing. Tu afferravi i picchi assassini sulle pianure del Wakanda. Sento allora, malissimo. E utilizzo il mio proiettile alchimico, come dice di nuovo, ma lo faccio completamente occhi chiusi, seguendo, cioè credendo nel cuore delle carte proprio. Io quindi adesso o fumble o critico, perché faccio double or nothing, perché a meno che una cosa fa double or nothing, se è pari è critico, se è dispari è fumble, ok. 50-50. Ma quindi il più 2 non ti serve un cazzo? No, perché comunque deve arrivare al numero successo, da raggiungere, okay. Però, a prescindere da successo in successo, se fa pari o se fa dispari è critico. Ah, cioè, quindi se facesse 2-2 sarebbe una grandissima presa per il culo? Lo manca, ma sì. È critico. È una mancata critica. Critico! 12-16! No, 14! Matt Lerner!
No, aspetta, no, scusate, perché avevo coinvolto il ah, non è vero, invece non è vero. Ma vedi, 14. Quante cose stai dicendo? 14. Niente, si è messo un Fabula Point che ha tolto, perché ha voleva fatto, metterlo prima, ma poi l'ha decancellato. Ho fatto 14. Ok. Faccio 8 più 10 di danno da freddo. Ok. Quindi 18 danni. È debole al danno da freddo, ma nessuno ne aveva ancora fatti i danni da freddo. Ora! Grande, l'hai preso! L'hai preso? L'ho preso, l'ho preso! Ti ho preso! L'ho preso! Yeah! Bravo! Come vuoi usare questo critico? Come vuoi usare questo critico? L'ho preso proprio sulla tempia. Il fatto che sia debole al danno da freddo è leggermente stordito. Di conseguenza, continua a sbattacchiare le palpebre e non potrà usare di nuovo. Nei suoi prossimi round con tutta questa efficacia massima. C'è una lista precisa di cose da fare col critico. No, ci ho provato, va bene, quindi puoi dargli uno status però che è shaken o... e gli abbassi il dado del willpower, quindi anche se li piglia però posso andare. Spostare un soggetto, vero? Puoi spostare, sì, lo faccio ruzzolare lontano dai comandi, va bene. Cade fuori, sento dei rumori piacevoli provenire da lì dentro. Cade fuori dall'apparato. Vedete che rotola fuori. Oh, e... ce l'ho fatta! E tra l'altro ti giri e vedi che io ho la pistola in mano e faccio... Quindi adesso forse sarà più facile. Io uso un'ultima point perché voi vedete lo spirito di Karkadir e adesso riuscite a intravedere che è una specie di trapezoide con i tentacoli, una chela. È un facilitatore. Sembra una specie di incrocio tra un apparato di Qualish, un decapoide e un Kinder Sorpresa. Che cazzo! Che sta, è semitrasparente e lo vedete che parte verso l'alto e scompare. Il capitano è a terra, svenuto. Ha ragione, senti, lui non l'aveva visto la prima volta. Questo è zero, tipo. No, ma ha ragione. No, ha ragione. Tu con la linguetta di fuori, Sì, ma anche perché c'è la nebbia, quindi. Ragione. Io l'ho visto uscire e cadere, ho visto sta cosa e sparo. Magari lo manco, Però... No, non lo manchi perché non puoi mancarlo, è fermo, immobile. Ma è per terra? Sì. Io sono un pessimo tiratore. No, non quando... Non posso pustolinare? No. No. Come? Mi viene però legata la cosa pustinata. Esatto, questa è amorale. C'è una, come si dice, io so che è nei diritti del giocatore. Almeno alla gamba. Va bene, quello sei. Preso! Fantastico! Ah no, aspetta, forse non era necessario. Io penso che sia andato il... Sicuro? No, sì! Cioè, forse... Beh, in realtà non posso essere completamente... Capitano? Mi fido di voi. Che poi con la stessa logica, visto che a me non ha detto un cazzo, potrei alzare la chela del coso. No, se sembra capitano, cosa è successo? Ha avuto un brutto... La gamba, la testa, cosa... No, praticamente è stato posseduto, ma non nella maniera piacevole che di solito di cui mi parlano i compagni di scuola. È un amico ora? Sì, no, lui poverino è il... Stia fermo così e cerco di estrargli il proiettile dalla gamba. Con le mani. Tieni fuori il proiettile. Dai manichini funziona così. Ah, giusto. È giusto. Urla di dolore. Vedi che le strade ovviamente si sono fatte completamente deserte già da prima. Ecco, ora almeno non morirà da avvelenamento da piombo. Aspetti, le do qualcosa che lo può aiutare. Spendo 2 inventory point per una pozione curativa. È molto apprezzata da lui. Dunque... 3. 3? 3 inventory point per una pozione curativa. Perché 4. Non hai deep pocket. No, pozione curativa è 3. Non ce l'avevo visto. 3. E quindi ho finito i miei inventory point. Recovery points 4. Ho sbagliato io? No, queste sono le tue pozioni. Le tue pozioni da tinkerer. Ah, lui ha altre pozioni? No, tutti possono avere tutti le pozioni. Tutti possono avere altre normali. Pozioni. Ah, non lo sapevo, scusate. Sì. Con gli inventory points, se tu non hai modo di spenderli tramite le capacità di classe, hai comunque un minimo di... No, guarda, mi torna anche di più perché, cioè, avendo 35 hit points, una pozione da 100, dicevo. No, cazzo. È che noi non possiamo usarlo. Potete tutti avere nell'inventario, se usate i vostri punti, antidoti, agenti calmanti, cure, elisir, gemme del freddo, delle fiamme, del tuono o tonici che tolgono gli status. E quelli che... tonico per gli Attaman. Che danno MP? Sì, l'elisir. Quanto costa? Quanto dà? 3,50.
No, aspetta, minchia. Aspetta, te lo faccio io. Beh, però in ogni caso. Ah, tu vedi che io stavo triturando delle cose, iniziando a fare. Oh, che si vede questo. Io chiamo il tonico di Fedra, chissà se quello è all'altezza. Il mio è Verdogno, lo fa un po' di bollicine. Capitano, non amante in Dio praticamente. Capitano, lui. Prendo il cappello e lo metto in testa indico per creargli ancora più confusione. Adesso sono. Io lo butto in mare. Voglio dire, quello che è successo è che uno spirito cattivo e malvagio si è impossessato del suo corpo e. Ho una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che non c'è modo di impedirglielo né cura, quindi la cosa potrebbe ricapitare, ma la buona notizia è che ha in antipatia noi, quindi se avrà meno rapporti con noi dovrebbe essere meno probabile che questa cosa ricapiti e noi non dovremmo ferirla mortalmente. Una nemesi, vedo che certe cose non cambiano. Ma noi ci conosciamo? No, non hai capito. E parte Hello, Darkness, smaglio. Cazzo. No, no, capisco. So cosa è successo alla campionessa. Un tempo. Eh sì, esatto. Ma voi non ricordate, ma mi avete salvato la vita. Io ero un vostro grande fan di quando combattevate per la gloria, l'onore e tutte le donne di questo reame. Quindi non si arrampicava al tempo? No, si arrampicava, infatti la chiamavano il condor della steppa, diceva. Fedra è sempre stata una delle più grandi arrampicatrici. Una volta ha combattuto contro un rock della montagna e ha guadagnato il soprannome di condor della steppa. Davvero? Sì, ma è uno dei tanti nomi. Il mio preferito è il Crea Orfani, ma a quello sono affezionato personalmente. Vi ho guardato un po' da lontano e speravo che la vostra memoria tornasse. Mi hanno detto che c'è stato un incidente. Sì, è vero, ho avuto un incidente, però non è un problema. Ma hanno accolto le mie lacrime, guardate. Un sacchettone. Una boccetta. Che bel pensiero. Ma Fedra, ma perché? Cioè... prima le vedove, poi gli orfani. Almeno il figlio non lo potevi lasciare con la mamma. No, non lo so, non mi ricordo. Beh, ma era chi la sfidava. Era sempre brutta gente. Beh, però con famiglia. Beh, c'era uno, ad esempio, che si chiama Gave. Che combatteva con un artiglio. No, Gave no. Quello che è adesso lei. Questo. Quindi l'avete preso, era una cosa illegale, ma c'erano varie cose losche, quindi è stato permesso. Siete stata ferita mortalmente, ma è quel giorno in cui avete detto la morte ripassa più tardi. E lei chiedeva indicazioni. E poi? Cioè, e poi inizia a raccontargli le storie per la Chuck Norris, no? Come quella volta che avete intanto io faccio domande a loro, tipo, ma il rock nel senso che è un pezzo di sasso sulla pietra, per quello è il rock della montagna, e continuo a non capire un cazzo di tutto quello che stai dicendo. E continuo contro a fare l'uomo diavolo. L'uomo diavolo, vero? Sì, io prendo il libro con aveva un innesto delle corna che sono state regolamentarizzate secondo il regolamento 3.2. Però voi non eravate ancora pronte e avete passato una settimana a addestrarvi a fermare i tori in carica. E lì come mi chiamavo? È stato stupendo. La domanda è velocemente i tori di solito. Cioè, quanta hanno di. Io prendo la pagina bianca di Krubal e mi. I suicidi. No, per l'asfissia. I tori caricavano, lei prendeva delle corna e li sbatteva contro il recinto. Esatto. Non sa quanti. Poi ha dovuto fermare per rivolta dei conti. Ma da lì prendere il toro per le corna. Però... Beh, non era autorizzata, ma una campionessa deve allenarsi dove può. Certo. Vedo che comunque siete ancora prestante come la davanti. Sì, senza di voi i vostri compagni sarebbero morti tutti. Beh, in effetti ha tirato la maggior parte degli schiaffi. È vero. Beh, come sempre. Per questo la chiamavano vortice di schiaffi. Beh, il tutto ti fai il palco. Pensa che hai 8 giorni chiuso in un apparato di qua. Allora, ma ho le carte, non ti preoccupare. Allora, sì, è esattamente quello che desideravo. Anzi, no, ho una cosa che ti obbliga a parlare. Tipo, cioè, il contrario dell'innominando. Tabù, vai. Tabù, esatto. Magitech apposta. Vedo che comunque scegliete dei compagni sempre abili, intelligenti. Non ho mai visto costruire uno di quei sparafuochi d'artificio così velocemente. Ah, costruire, è vero, avevo fatto. Ma
lo dimentico sempre, avrebbe potuto aiutare, guarda, è un costrutto che schiaccia un pulsante e viene fuori un costrutto che aveva costruito lui, aveva un lanciafiamme e un fucile Gatling. E vedi, mi dimentico, perché è talmente silenzioso, l'hai oliato troppo bene, io non mi ricordo mai. Io, vedete che mi allontano, metto la testa nell'acqua e urlo, l'acqua, e vedete le bolle che vengono su e sentite qualcosa di lontano. E me mi vedi lì con una specie cronometro, quello cotto. Nuovo record! È un altro pericolo? Sembra che sta usando la vostra tentica, l'urlo della gorgone. No, ogni tanto fa così, non sappiamo perché. Penso che siano dei gargarismi al contrario. Sì, ma anche quando era nel deserto l'ha fatto, non ti ricordi? Con la sabbia, un po' difficile. Sì, è vero. Ma anche il tiro che avete fatto prima. Ah sì, ha funzionato. Un tiro incredibile. Ma complimenti. Ma è perché tu mi hai motivato. E quando le persone mi motivano, io do il meglio di me. No, è vedere una campionessa, una professionista al lavoro che motiva tutti coloro che la guardano. Sì, sicuramente. Sì, è vero, è vero. Sì. Comunque è evidente che Ignifugo è stato intriso con le scintille prese dalla pietra del saggio e voi da quella del fuoco. Mi ha salvato dai bulli, è una cosa normale. Quindi cosa facciamo del povero capitano? Dobbiamo ucciderlo? No, dobbiamo allontanarci da lui, così non vorrei sembrare, come si dice, oppressivo, perché non mi permetterei mai, ma vedo che state affrontando un percorso pericoloso. Sì, è vero. Non potrei perdonarmi, non ho altre boccette per raccogliere altre lacrime, non potrei perdonarmi per se dovesse accadere qualcosa, quindi se non mi dispiace io verrò con voi. No, tu sei un componente chiave per la riuscita della nostra missione, perché innanzitutto riesci a tirare fuori il meglio delle persone e dopo sei una persona molto appassionata. No, non sono cose che non merito. No, meriti dall'inizio alla fine ogni singolo elogio. La vostra intelligenza, la vostra capacità e ovviamente l'istinto che guida tutti coloro che guardano Fedra. Si dice che sia in grado di ispirarsi anche guardandosi allo specchio, da quanto... Veramente? Oh. Non è mai capitato? No. Ah, avete dimenticato troppe cose. Al Sid si è unito al party. Esatto. ho un solo dubbio. Una parola alla volta. No, sì. Ok. Ma... se... è lunga così, però. Sì, cioè, effettivamente non posso fare più parole contemporanee. Qual è il prossimo passo? È sempre una parola alla volta, se te chiedici di salire su quel coso e andare alla ricerca di una cosa che non ti posso dire, che praticamente non è nessuna delle sette pietre che sono cadute nell'oceano, che di cui non si è trovata. Cioè, vabbè, io nel frattempo ho ricollegato tutto l'apparato. Beh, in realtà lo potresti guidare. Certo che lo gioco dal joystick. Io mi avvicino a Ignifugo. Vi vedo sofferente. Qual è il vostro problema? No, io ti guardo perché mi sta per buttare dire. Esatto, infatti volevo indicare lui, poi hai visto il complesso di inferiorità, ho detto io. E me ne vado. Io lo seguo. Quindi dobbiamo seguirlo. Ha fatto così. Sì, d'accordo, va bene. Cosa ci volevi dire? Praticamente era importante. No, quello che volevo dire io era. Ma questo caso forse era... capisco. Io vado dall'archivista a dirgli di chiamare un infermiere, qualcuno per curare quel poveraccio che sta dissanguando sul mono. Ma scusa, ma non lo sto. Una pozione di cura. Ah, vabbè. Sì. Quindi credo di sapere qual è il vostro problema. Sta bene. Sta la crema. Se volete, per qualche ora posso provare ad aiutarvi. Per qualche ora? Perché per qualche ora? Beh, non credo che le mie capacità siano... Ma se vieni con noi sull'apparato di Qualish, non puoi abbandonarci mentre siamo nell'oceano? No, lui. Io aiuto lui per qualche ora. Ah, aiuti lui? Beh sì, mi sembra sofferente. Facciamo una cosa, vai a prendere dei rifornimenti, almeno ti allontani, che se c'è una persona in più... I rifornimenti sono già nell'apparato di Qualish. Vanni a prendere altri. Io nel frattempo tiro fuori un gessetto, alcune delle lacrime che ho usato. E inizio a tracciare un simbolo per terra, cerco di fare un rituale minore. Ok, per? Voglio, che mi sembra di aver capito perché mi parlettava e ogni volta che lui parlava lui si rapiva ancora un po', che per qualche ora, io ho visto che uso le voci dei fan dei secoli passati, ancora. Gli prendano dalla mente quali sono le cose che lui vuole sentire e le conversazioni che si hanno intorno a lui in realtà senta cose che...
che gli interessa da sentire. Che ovviamente è come se stesse parlando con se stesso. Rituali? Puoi fare roba che è fuori dalle spell. Oh, però costa un botto. Sì, esatto, costa un tanto. Ma io ce l'avevo questa cosa. Sì, ma in combat praticamente non la puoi fare. Ah, ok. Cioè, la puoi fare, ma ti dà il clock. Devi fare il clock da solo e c'ha un botto di roba. Quello che volevo chiedere prima era, secondo me, quel coso lì non può impossessarsi di noi, perché abbiamo le scintille, secondo me, le schegge, le scorregge, ma quelle quel cose. Scorregge. Sì, no, non mi ricordo. Quel coso? Quel coso che sei impossessato del... Quel coso, quello che hai visto, quella specie di merendina decapoide. Perché allora, io ero dentro l'apparato e non ho visto un cazzo. Scusa, allora praticamente c'è questa entità strana che si impossessa dei corpi delle persone, cioè non tipo stupratore, proprio possessione spiritosa. E praticamente poi lui manipola i corpi delle persone e sembra molto 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 interessato alla pietra, quella che c'è sotto l'accademia, mm-hmm. No? Pare che possa prendere, io pensavo che potesse prendere il corpo soltanto dei coboldi, ma lui non mi sembra un coboldo, e ha preso anche il suo corpo, e come vedi è diventato molto pericoloso. Però se ci avesse voluto fuori dai guai, se ci avesse voluto fuori dai piedi, lui ci avrebbe probabilmente, si sarebbe impossessato di noi e si sarebbe gettato da una rupe. E poi sarebbe uscito da noi e noi ci saremmo schiantati, ma non l'ha fatto. Questo vuol dire che non può farlo con noi. Uh-huh. La mia domanda continua, è... Continua, io ti ascolto. No, dico, può farlo con lui. Era una cosa intelligente. No, ma ti sto ascoltando, continua! È proprio la domanda è... Sento, nel frattempo però che mentre lui mi narra tutto, mi avvicino al capitano che mi ha detto sta cosa del... ma prendevo solo i coboldi. Guardo se ha qualsiasi cosa che possa essere collegata ai coboldi, che possa essere legata alle pietre, e studio il suo corpo mentre lo curavo. Fai una prova di studio che è intuito più intuito. Tu continua pure. Io mentre lui parlava sentivo cose del tipo... No, aspetta, devo fare il tiro. Ah, scusa. Direi, lo voglio fare medio a sto punto, non small, tanto su individual. Medio perché voglio che senta comunque la discussione, ma la senta nei termini che per lui sono... Ah, ok. Ok. Sopportabili. Ah, tipo quando piovono polpette gli metti il traduttore al padre. Sì. 10, 14. Sono 30 punti mana. E ci sono riuscito. Senti l'illusione delle voci. Perché esatto, io sento parlare Egon Spengler. Però senti il tozzo reso conto e per una volta esatto. L'ha fatto. Infatti, sgrano gli occhi e lo guardo come se. E questa durerà un'ora e ti agli appiccico tipo una pillettina. Grazie. E io sto. Cioè, sta parlando dicendoti perché ancora. Io vedo se c'è un nesso logico fra quello che mi quando stai dicendo cose inutili, senti silenzio. Esatto. C'è anche l'illusione. Tu ti sembra di vedere la voce che si. La bocca che si muove, ma anche la bocca chiusa. Però ho fatto 9. Allora, 9. Lui non, evidentemente non è coboldo, non è mezzo coboldo, non ha sangue draconico, non è nulla. Quindi non c'è nulla di evidente. È scoboldato. Però, essendo un pirata, potrebbe aver subito qualche maledizione da qualche parte, non sarebbe strano. Aver raccolto qualche gemma che magari gli è caduta di dosso mentre lo menavate, l'avete buttato fuori dall'apparato e quant'altro, che magari era cobolda di origine. Mm-hmm. E queste sono le due cose più probabili che ti vengono in mente. La signora di direttrice, che peraltro pare avere molti, cioè ha più anni di quelli che dimostra, quindi probabilmente ha un'ottima crema per il viso, ha detto che preferisce i coboldi, cioè non lei preferisce i coboldi, lo spirito, cacchio, quel coso lì preferisce i coboldi. Ma lui non è un coboldo. Preferisce, anch'io preferisco le lasagne, ma mangio anche... I paccheri. I cosa? I paccheri. Cosa sono i paccheri? Mentre sono andati su Giallo Zafferano, io vado a controllare l'apparato. Tra l'altro i paccheri su Ardutan sono dei piccoli insetti che... Ma Potrei imparare a cucinarli, incredibile. Abbiamo un sacco di giovani all'apparato di quali, ci sarà per niente uno dovrebbe voler. Ci saranno dei paccheri dentro. Ma queste pietre che sta cercando? Le pietre quelle che ci sono nelle capitali, nelle città, nelle capitali del mondo. Sono per caso delle pietre arancioni con delle stelle? No, sono molto grosse. Perché Fedra una volta una sua compagna era in fin di vita dopo un combattimento.
e lei ha raccolto queste sette sfere e le ha portate sul suo letto di morte, e lei da lì si è detto: oh, ora posso morire felice ed è morta. L'ha salvata quindi. Un bel gesto. Beh sì, era l'ultima cosa che voleva vedere, erano le sette pietre sparse per il mondo che aveva creato il padre. Quindi io avevo un'amica ed è morta? Un'amica, voi avevate un seguito, le Valchirie. E cosa è successo alle Valchirie? È una storia per un altro giorno. No. 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 E scoprimmo che la Fedra era signora in giallo. Era. Esatto. Esatto, Jessica Splatter. Dicevi, Simone? Che visto che ci abbiamo detto, lui non è coboldo, magari ha qualcosa, se non è una maledizione, cerchiamo qualcosa di fisico magari. Nell'apparatus che ha perso, che è fuori posto, che non c'entra niente nella meccanica, quindi cercherei qualcosa. Insight per riconoscerlo, destrezza per individuarlo. Scegliene una. Ah, ci ho capito un cazzo ancora. Insight per riconoscerlo, cercare gli anfratti. Ok, e l'altra è willpower, perché devi probabilmente passare un bel po' di tempo a darmi, a guardare tutti i più piccoli buchettini dell'apparato. No. C'è una cosa che potrebbe essere quello che cercate. È una... sembra un segnalibro di pelle, ma la pelle è in piccole squame che non sono di nessuna lucertola, sono troppo grosse per essere di una lucertola, ma sono troppo piccole per essere di un draconide. Domanda, se io uso la mia identità, può migliorare il tiro? Puoi ritirare. Usando il formula point. Non c'è mezzo potenziare il tiro in qualche maniera con l'identità o con i legami senza usare il formula point? No, ok. È un segnalibro di pelle cobold. Me lo tengo da parte e me lo studio dopo. Però intanto è di pelle cobold. Io voglio spendere un fabula point per fare una cosa figa che potrei anche non poter fare, ma vuoi aggiungere un elemento alla storia? Sì, io voglio cadere Paolo di manente. Certo, chiaro. Nella stima della parata di cuori. Nessun uso fu migliore. No. T'ammatti, strappo la scheda. No, non ci penso neanche. Io solo? Pensavo alla vita. Io vorrei... non potrei mai fare questa Fedra. Io Alice. Vorrei utilizzare Soul Steel sul capitano. Non per rubargli l'anima, chiaramente, ma Soul Steel praticamente full dissennatore. No, ma allora Soul Steel in realtà non è furto dell'anima, è che io posso concretizzare qualcosa dall'anima delle cose, sì. Ok? Io vorrei concretizzare un ciondolo, un pendaglio, un qualcosa, un monire che rappresenta il momento in cui il momento in cui l'anima del capitano si è liberata dalla presenza di Karkedir, e regalare questo monile a come ti chiami a proposito? Al Sid, piacere. Altri gli amici o Sid, come vi pare? Io sono Matt Lerner. Mi chiamano Ehi Tu. Capita spesso anche a me, a me dicono Ehi Tu, levati. Però no, a me Ehi Tu, sei ingombrante, levati. Ah, d'accordo. Io levati ho sempre pensato tipo alzati, cioè nel senso fatti più... Vabbè. No, non credo che sono persone che tengano i sentimenti degli altri quando dicono certe cose. Ah, questo non lo so. Stavo dicendo, concretizzare questo momento di libertà per poterlo dare a lui e impedire a Karkedir di accedere facilmente, cioè di impossessarsi di lui facilmente, perché questo momento di libertà lo protegge fino a quando c'è addosso. Ok. È una cosa che si può fare? Senza usare un fabula point. Fai questo uso di Soul Steel. Ah, no, ma io volevo usare un fabula point perché è una cosa forte. Ma il fabula point non può avere effetti meccanici, quindi... Va bene. Allora comincio da Soul Steel. Come si migliorano i bond? Adesso ci arriviamo perché si migliorano durante le scene di riposo. E cosa vuol dire spendi un fabula point per cancellare un bond? Perché tu puoi avere massimo 6 bond. Ah, ok. Se ne vuoi cancellare uno perché non ti interessa più, la persona è morta e bla bla bla, devi spendere un fabula point. Ho fatto 12. E ok, ti compare in mano questo ciondolo. In realtà il ciondolo vale pochissimo. Non si vale, vale 5 zenith. Ok. Però
è un ciondolo che per voi rappresenta quello, quindi potrebbe... Tu vedi praticamente che io metto una mano, come si dice, vicino al capitano, la mia mano affonda nel corpo del capitano come se non ci fosse, e quando sollevo la mano tiro fuori questo piccolo ciondolo, sembra un ciondolo di bigiotteria abbastanza semplice, però c'ha dentro una gemma che luccica, e gli dico, di buon auspicio, questo dovrebbe poterti aiutare, un regalo per te, un pegno d'amicizia. Che figata. In un altro universo. Non perderlo mai. Immagino. Lo terrò con cura. Non lo terrò. I compagni di Fedra mi ha donato questo. Lo metto dentro l'armatura e è incassato nella carta di maglia. Mentre loro fanno questa cosa, io ne approfitto per fare un progettino. Ok. Quindi vado sull'apparato di Qualish, mi tiro dietro lui proprio di peso, lo prendo per una manica e me lo porto non dentro. È difficile. E pelle ossa. Lui ha il suo joystick e ok, sulle leve generali del comando installo un Magitech di riconoscimento delle impronte digitali. Le mie e le sue. Quindi a un certo punto gli prendo le manine, gliele chiudo sul coso, pacca sulla spalla, poi io uguale. Stai ottimizzando l'apparato di Qualish, fantastico. Una volta ho letto un racconto dei coboldi che dicevano che si dovevano inserire delle leve, alcune che si tirano, altre che si premono. In questo momento io sento il cliente contattato, non è il momento di quello che ho sentito io. E lui non sempre sta sorridendo. Esatto. Quindi lui si intalluisce. Ok. Ma quindi se doveste mai morire dentro. Tu non lo sai. Infatti. Quindi rimaniamo tu. Alla deriva nell'apparato di Qualish per esatto. Sempre. Andrebbe comunque meglio che non darci il controllo. Permesso, esatto. Scusate. Permesso. Esatto. Guarda, si inclina. Esatto. No, mi metto dall'altro lato. Aspetta. Beh, dai, accogliente. No? Ah. Allora, spazio. Se uno di noi muore, lo pilotate dal joystickino che ha fatto lui. Che quello è mentre free, lui sta facendo quel free lavoro, to use. Io spendo 3 dei miei inventory point per attaccare festoni e banner con bellissimo quasi motivazionali di Fedra. Se volete, e qui ce n'è anche una tipo in posa vestita tipo da Chun-Li. Ma Dio. Ma... io me la immaginavo più in versione Kenny, però va bene. Dai, quello è un altro, perché c'ha i costumi diversi a seconda del momento in cui... Questo... L'ho ricamato a mano. Ah, l'hai ricamato tu? Personalmente, sì, ci ho messo 2 anni. È bellissimo. È tutto il punto croce, incredibile. È bellissimo. Se volete ricaricarvi i punti inventario prima di partire... Sì, grazie. 10 Zenith, un punto. Ah, tranquillo. Ok, guarda. Okay. Mi recupero tutto. Quanti ne avevo? Ah, ok. Figa sta 70. Cosa. Ormai okay. Ci siamo. Ok. Per partire verso l'ignoto. Perfetto. Prendo i comandi, mando in avanti e non succede assolutamente niente. È rotto. È rotto. L'hai rotto. Cosa no, senti? Ma se tu non sei bravo. Sono un coglione, sento. Sento, non funziona con me, come era perfettamente deciso. Esatto. È rotto. Grazie per aver messo in sicurezza la situazione. Funziona perfettamente. Esatto. Oh, perfetto, funziona. No, aspetta, forse si... Tipo perché lì c'era accanto il pulsante delle armi. Ed eravamo ancora solo macchi. Come siete dotati voi che siete riusciti a farlo funzionare così distinto? Andrò a leggere il libretto delle istruzioni. Probabilmente è forse... Ok. No, in realtà è che ti passo forse... il mio tomo che è rinforzato con barre d'acciaio. Così forse ti può aiutare Fedra, era una lettrice molto veloce ai suoi tempi. Davvero? Non ricordo. Dai, no, studiamo no, assieme, sì, dovremmo sì, pure imparare ad utilizzarlo. Questo, posso anch'io imparare qualcosa di nuovo. Allora, adesso avete davanti a voi 8 giorni di viaggio chiusi in questo apparato. L'apparato di qua. Quindi, nel frattempo, facciamo una scena di riposo. Ad alta voce, ovviamente. Certo, parlo io. Me l'ha consigliato lui. E tu senti. Per un'ora. Gli altri 8 giorni. Ma la prima è gratis. Indipendente. È come il cibo. La prima è gratis. Ti avvicini e vedi che c'è dell'ovatto. All'ottavo giorno trovi un padiglione auricolare per terra, tagliato con un coltello. Con delle matite che
tipo Homer con i pastelli invece col naso nell'orecchio. Short moment. No, non, non è short perché avete 8 giorni davanti, quindi è long. È molto long. Il che vuol dire che recuperate tutti i punti mente, tutti i punti ferita e non solo metà. Lo. Così, se avete effetti di status, levate anche quelli. Ma sono un deficit, non sono passato di livello questa volta. Vabbè, faccio. E potete aggiungere un nuovo sentimento a un bond che già esiste, creare un nuovo bond o cambiare il tipo di sentimento di un bond che già esiste. Io passo metà di quei giorni a raccontare le storie fantastiche di Fedra a Fedra. Vabbè, invece io creo un legame con Alcide e divento loyalty. Una cosa, ragazzi, cioè, mi ha fatto notare Gianni che un villain è scappato e quindi noi prendiamo tutti 3 XP. Ok, più uno per il favolo point. Certo, io sono da 12, questo vuol dire che posso prendere 2 livelli. Avete fulfillato 2 o più vocazioni? Ma io ne ho già 12. Ah. E questo quello è quello che ho detto. Passiamo di livello ogni sessione. Se hai on sostanzialmente hai agito ottemperando a una delle cose scritte qua. Sì. Due o più di queste cose. Se l'hai fatto per due o più sì, di queste questo cose, l'ho fatto per ritirare perché dopo prendi prendere di queste delle vocazioni delle classi. Sì. Scusami. Allora, scoprire conoscenze dimenticate sì. Tre punti per il fatto che è scappato il portare progresso in scappato. Sì. Allora quindi io no. Ok, rimane uno e un quindi livello in più. Yeah, allora prendo 10. Se vuoi creare dei nuovi legami con qualcuno, è il momento. This is the moment. Okay. O cambiare i legami che avete già. Sì. No, io con lui sempre. Sì, io voglio fare un legame di... Ah. Costa solo se ne hai già 6 e quindi non ne puoi creare adesso di più. Faccio il back di 3. E allora devi... Oh. Il livello ci penserò. Allora, io metto ammirazione per Alcide perché è una delle poche persone più positive di me. È una caratteristica incredibile. E ha imparato da Fedra. Esattamente. E io ho ammirazione per Alcide perché mi sta raccontando un sacco di cose. Sì, tra l'altro non può avere effetti meccanici, giusto? Però di flavor sì. Quello puoi smontare e cambiare. Quindi io spendo un fabula point per modificare con le mie arti spiritiche uno dei sensori degli schermi dell'apparato di Qualish per far vedere a chi è interessato, ma principalmente a Fedra e a Matt, sì, i combattimenti che io ho visto di Fedra. Oh. Quindi durante gli 8 giorni di viaggio vi faccio vedere. Qui c'è una televisione. Però... la cosa è un po' frustrante, magari un po' meno per voi due, ma probabilmente per gli altri, perché metto in pausa ogni 3 secondi. Vedi qui, ad esempio, quando ha usato la manovra che ha imparato, quando ha combattuto contro i coyote nel deserto, io con le mani legate dietro la schiena. Tu ti accorgi che io sono totalmente incapace di annoiarmi. Cioè, sono hai presente quello, il bambino che si stupisce di tutto. Allora, c'è tutto quando lei si addormenta, io gli metto pausa, fa vedi qui e ti racconto una backstory di quella pausa, tipo ci metto un giorno per raccontartela. Aprendo parentesi sulle sue compagne, su quelli che ha sconfitto, che sono tutti quelli di Street Fighter, di Tekken. Allora aspetta un attimo, Virtua Fighter, invece che mettere love per Inigo Samurai Showdown, giusto per dargli fastidio, in realtà metterò admiration per Fedra, perché perché tu mi convinci senza problemi. E tra l'altro la vedi spietata ma corretta. Ti faccio vedere soprattutto la parte dove lei combatte contro un tizio che per la terza volta cade a terra e lei aspetta e lui si rialza e cerca di colpirla alle spalle, ma lei era addestrata nei combattimenti alle spalle perché combatte, si allenava proprio la cosa, chiaro, nelle caverne buie degli pterodattili. Falcodattili. Le caverne buie dei falcodattili. Buia. Sì, anche loro non ci vedono al buio e quindi andavano in giro a casa e lei doveva schivarli, quindi sì. Bene, io guardando questi ricordi, prendo un nuovo livello da guardiano. Ok, io prendo Nova, che farà abbastanza male. Io no, sono a 5. Anche perché la imparo da... cioè, stupido idiota che me la spiega Nova. E dice, questa la prossima volta potrebbe esserti utile, forse... la faccio io, come mi va? Nova. Stupido idiota, ovvero quello che sta causando la fine del mondo, però va bene. Vabbè, ma a me sta simpatico, ci parla con me, io cosa devo dire? Peraltro non ho mai fatto la connessione io, cioè nel senso c'è un buco boldo, intanto mi parla. E poi
No. E poi boh. io mi sa che prendo qualcosa di sharpshooter, perché col Magitek del Magic Cannon sharpshooter ci si incastra, lo consiglia anche la guida per la classe. Confermo. Quindi dovresti secondo me prendere Ranger Weapon Mastery. Sì. Cara, più un antico, utilizzare giusto? Magia, quelle che ha fatto erano magie. Beh sì, decisamente, fatte in maniera spontanea, però sempre magia. Bene, evidentemente la sua connessione all'anima delle persone gli permette di manipolare le anime in maniera più diretta di come fate voi, che dovete comunque concentrarvi, lanciare incantesimo, consumare mind point, bla 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 bla. Sto diventando... lui parla nella sua lingua. Mi sto specializzando come anti-Karkadir e non lo incontreremo mai più. Però è il boss finale della ma campagna. Infatti dicevo aspetta. Ok, io ho preso Magic Distortion, che è una capacità dell'entropista. Spendo 2 fabula point e quando qualcuno sta facendo un incantesimo diventa un fumble, punto. E Nova, che costa 50 mind point, però scelgo un numero di target a caso e gli faccio 30 danni più height point, height roll, e è un danno che... Height roll? Higher roll, scusami. Ed è una cosa che non ha type, quindi non è assorbibile in nessun modo. Sì, non puoi essere debole a quella roba, ma non puoi nemmeno difenderti, esatto, in nessun modo. Comunque erano 30, 20 punti più. Come fai ad essere ancora di quinto che sei passato? No, sì, non mi sono... sono 5, 6, 8. Ah, ecco. Se no non mi tornava. Io ho 2 livelli in meno. Adesso sì. Scusa una cosa. Però alla fine ne avrai uno. Nel Deep Pockets può essere preso più di una volta? No, perché non c'è il più così. Più cose. Vabbè, le cose costavano zero. No, lo prendevi 3 volte e ti costavano zero. Zero. No, pozione di cura. No, c'è scritto minimo una, però non capivo perché non c'era niente da 2. Non si sente l'audio. Cambia da YouTube. Intanto non si sente, no, quindi cosa glielo dice a fare? Scusate, di fianco a Entropic Magic c'è questo allora simbolino col 10. Vuol dire che ogni volta che lo prendo 10 mind point? No, vuol dire che lo puoi prendere più volte fino a 10. Fino a massimo 10. Ah, ok, perfetto. Già preso. Perché ogni volta che ne prendi uno, prendi un incantesimo. Certo, ho già preso 3 volte, quindi. Ok. Oh. Dopo 8 giorni arrivate nel punto che Krutog ha capito e triangolato essere il punto dove c'è la pietra guardiana. Durante lo stazionamento, premere il freno e tirare la leva a destra del cambio. Ho quasi finito il primo capitolo. È stato molto bravo. Penso di riuscire a farlo partire. Sì. Sei quasi veloce come Fedra ai tempi, non sarai mai così veloce, ma... No, certo, è impossibile che io sia veloce come Fedra ai tempi. Te lo ricordi? Quel combattimento che ha fatto con 10 serpenti? Sì, sì. Hai visto 10 serpenti, che poi in realtà non erano 10, ma ognuno di quelli aspettava dei cuccioli, quindi secondo me potevano contarsi 35. Infatti, peraltro, se non mi sbaglio, sono staccati dalla testa della medusa che aveva staccato nel combattimento prima. Singolarmente. Incredibile! Come sono entusiasti! Io in questo momento sto facendo una gara... Ma chi è più immobile tra me e Matt Defender? Siamo lì in stand-by. A proposito di Golem, no? Ho combattuto anche contro... Ma quella non l'ho vista, me la devi far vedere! L'ingranaggio di metallo, la ricordo un po' strana. Non trovate che abbiano arricchito queste giornate? Sono stati bravi! E poi si sono occupati tra di loro! Vedi come ridono anche così spontaneamente. È vero, i serpenti. È incredibile. Cercava di riprenderli. Che stupido. No, comunque è un JRPG, quindi potete ridere solo. È vero. Immagino che voglio io ti faccio un segno. Non ora, ci serve per tornare. E tanto poi ti faccio vedere che sull'armatura di piastre tutte le rune sono scritte, vuol dire Fedra in vari
varie lingue runiche. Io ti faccio lo schizzo di un progetto. Per una cabina di salvataggio. Sì, sì, di però comunque servita. Però hai visto, non sono potuto andare al bagno per 4 giorni perché era un po' complicato a toglierlo. Cioè, messo 4 giorni a toglierla e 4 giorni a rimetterla. Ma, e 8 giorni sono ma ci sono abituato quando aspettavamo davanti agli incontri, a volte anche la sera prima. Perché altrimenti poi non, cioè, nel senso, hai dei posti orribili. Cioè, certo, io voglio essere in prima fila, voglio vedere il sangue. Comunque, ti rimetterai mai a combattere? Siete nel punto dove è caduta la pietra guardiana, anni e anni prima. Sarà sotto di voi da qualche parte. Mm. Quindi adesso inizia la ricerca effettiva di dove si trova la pietra guardiana qua sotto. I due che possono usare l'apparato di Qualish siete voi due. Quindi sì, uno di voi due dovrà essere il capo della spedizione, perché è quello che guida. Tutti gli altri possono fare una prova per aiutarlo, okay, chi sarà il capo. E per ogni successo che fate date un più uno alla loro prova. Fantastico, okay. Io so farlo partire e mettere il freno di stazionamento. Io vorrei provare. Tu puoi fare i rituali di energism. Io ho le mie ali di energism. No, puoi fare rituali. Di entropismo. Entropismo. Sì. Io di spiritismo. Di e io di energismo. Il fantasismo è sesso. Il macismo. Però possiamo metterci insieme e fare un rituale. Esatto. Siamo in quattro. No? Quale luogo migliore per un rituale di un sottomarino grosso come questa stanza sul fondo dell'oceano? No? Senza possibilità di fuga, no? Poi tra l'altro sul fondo dell'oceano Cthulhu è proprio lì. Esatto, con una pietra enorme che attrae tutti gli stronzi che ha creato. Grazie. Per captare la pietra. Io, visto il giorno prima, mi metto a fare un rituale e ci metto tutto il giorno, quindi lo faccio lungo e intricato per abbassare la difficoltà. Poi voglio farlo small, quindi few people, riesco a prendere 5. E direi major per farlo durare invece che una scena, tipo una giornata. Mm-hmm. Voglio provare a, evocando le voci, guardando che in realtà le voci, mentre sei sott'acqua, ti respirano e ti parlano direttamente all'interno dei polmoni e ti generano aria per fare respirare sott'acqua. Ok, fantastico. Quindi è small, major sarebbe tanto. 60, se non ce la faccio, 66 MP non posso spendere 70. Qualcuno di loro ti dovrebbe dare una mano. Dai una mano? Ti posso dare una mano? In che modo? Specialmente per... possiamo dividere gli MP. Tagliere 4. Ne tolgo 4. Così. Ah, grazie. Aspetta. Potrei avere un po' del tuo talento incredibile che ho visto. Difficoltà è 10. Spenderò un fabula point. Per... Oh, ti sta aiutando Fedra, quindi hai un più. Sì, sì. Sto aiutando io. Hai un legame con lei. È vero. 2. Quindi mi darebbe più 2, ma non mi basta uguale, mi serve 10. Ok. Quindi devo ritirare l'1, però come tratto che tiro fuori, quali sono i tratti? Quali sono? I tratti sono la tua origine, il tuo tema. Vabbè, supporto indomabile, voglio che nessuno possa rimanere annegato. Tranne ignifugo che cercherà di buttarsi in acqua attaccato a un masso per suicidio. Esatto. Mi attacco la pietra. Ci dice il buon Rodrigo. Esatto. Niente, ho fatto 8, non ci riesco. Fammi vedere se c'è qualcosa di brutto quando non ci riesci. No. E puoi ritirare di nuovo se usi un altro fabula poi. Ma... se no, definiti. Posso provare io a fare qualcosa che potrebbe guidarci. Allora... ma puoi arrivare sopra i 3 di fabula point? Sì. Allora, arrivare 4. Anche 100, 4, ne abbiamo 4, quindi uno lo posso spendere ancora. Il limite è solo in basso. Vaffanculo, ritiro tutti e due. 5 non mi piace. 13. Bomba! Ottimo. Crutto, tu ti ricordi quel trattato di cultura kobolda che mi avevi fatto leggere tempo fa? Lo tiro fuori dalla sacca di... Ok, questo qua. Questo parlava, se non mi ricordo male, del legame che c'era fra le pietre, le sette pietre della luna. Esatto, sì, quella lì. Combatti per trovare koboldo, kobolzo. Prima erano la stessa cosa, no? E noi abbiamo un frammento di queste pietre nel... cioè, nel senso, alcune lui nel retto e noi altrove. Mi dispiace, deve essere doloroso.
purtroppo meno che stai insieme a Matt. Esatto, io faccio una faccia come dire c'è di peggio. Esatto. Forse, dato che comunque io ho sperimentato un po' di magia kobolda, come avete visto, vabbè, gli effetti sono sempre un po' variabili, però io potrei provare a fare un rituale che in qualche modo metta in contatto le nostre pietre con quella, così potremmo avere una sensazione tipo di avvicinarci, allontanarci, e avere una specie di bussola clessidi russola, come quell'ultima che abbiamo. Crussola. Sì, la crussola. Esatto, sì. La crussola che stavamo usando. Cioè potremmo avere una sensazione di quando ci stiamo avvicinando, allontanando, perché le nostre pietre entrano in risonanza. Ma ti posso aiutare anche io? Io faccio un passo indietro. L'avevo costruita io. Io faccio un passo indietro rispetto a Matt Lerner, guardo Cruto e mentre lui fa un passo indietro io faccio di no. Finito! Prendo un cornettino e farò Petra, Petra, Petra. E tutti voi sentite dall'interno dei vostri polmoni delle piccole vocine che fanno Petra, Petra, e si riempiono piano piano d'aria. Siamo iper ossigenati, no? Non solo, avete anche una voce che continuamente vi dice Fedra, Fedra. Tante e molto basse. Prego, ripeto, passo. Vedi il doping. Io praticamente, mentre aspetto, cioè non parlo, però mi metto a fare così con la testa. Non è una buonissima idea. Tu sai dove ho la mia pietra, vero? Dove hai la tua pietra? Se la sposti di qua non è una buona cosa. No, ma io non voglio spostare la pietra. Lo so, ma se sbagli qualcosa... La faccio solo su di me. No, ma ti aiuto anch'io. Beh, per adesso non mi sembra che abbia mai sbagliato. In caso di fallimento provvederemo al primo soccorso. D'accordo, io mi immolo... Cioè, magari mi molo, domani? Domani? D'accordo. No, non c'è bisogno. Perché domani? 8 giorni che viaggiamo. No, cioè, giorno prima. Al giorno prima. Quanto costava? Sì, ci sta. Dipende cosa vuoi fare. Stessa cosa, perché poche persone... Però a te individuale. Sì, individuale. Solo tu lo vuoi sentire dov'è. Sì. Quindi è solo per uno il posto di MP. Sì. È major o medium come effetto? Beh, major. Major quindi è 13 la CD e ti costa 30. Ok. Io lo posso aiutare dicendogli più o meno come ho costruito la bussola... Allora, se spendi un componente molto prezioso, puoi pagare a metà gli MP, ma non credo che ti interessi. No, mi interessa. E se ci metti parecchio tempo, sì, guarda, sarà la difficoltà di 3. Volentieri, ci metto parecchio tempo, di sicuro. Ci mettiamo un giorno. Ci mettiamo tutto il tempo che serve. E allora inoltre ho il suo supporto e io con lui, verso di lui sono le lealtà e tutto il resto. Quindi... Come dicevo prima, se volete fare un tiro in cui vi aiutate, gli altri fanno il loro tiro e se ci riescono ti danno un più. Ah, ok, fantastico. Okay. Quindi tiro che dovevate fare 40 minuti fa e non avete ancora fatto. Ok, comunque ho fatto... Ma un tiro di cosa? Cioè, di... È la stessa cosa che fa lui. Ah, ok, va bene. Io lo voglio aiutare con willpower. Perché lo incoraggio. Beh, insight più willpower, la mia. Hai visto, ti ricordi il colpo che hai fatto al buio e l'hai preso in pieno? Non puoi fallire. E l'altro? Willpower. 8. 11. 8. Critico. No, è un più 4. No, non è critico. Ah, 6. 11 più 4, 15. Matt Lerner. 15. Ok. Sei sicuro? Non mettere in dubbio la matematica di Matt. Ma è divertente. Sì, ma metti in dubbio Claudio. Scusa. Quindi lo sto facendo sulla frussola? No, mi sto flussolizzando. Ah, sei diventato tu una... Potrebbe funzionare, sì. Dai. Una crissola. Una crussola. Quando sentirò... Ok, sento... Nel momento in cui effettivamente finisci di compiere il tuo rituale, voi vedete che gli occhi gli si ribaltano indietro, diventano completamente bianchi. E sembra che, cioè, sentite proprio le ossa della sua faccia che si stanno quasi comprimendo, perché qualcosa lo sta attirando verso il basso. Sta cercando di schiacciarlo verso il sotto. Mi sdraio sul basso. Io sorrido mentre... Mentre sei sdraiato, voi lo vedete che cade a terra perché proprio si sta schiacciando contro il pavimento. Io mi sdraio e provo a... Io faccio la cazzata perché praticamente mi sdraio completamente, provo a parlare, però la mascella mi va giù e faccio... Con basso. Penso che sia diventato... È tutto normale, andiamo verso il basso. E la mattussola... Cosa facciamo? Facci parlare Claudio. È diventato cosa? Giriamo l'apparato per vedere dove punta. Sì.
E mentre sei ridotto in questo stato pietoso, certo, hai delle visioni di dove sta la pietra. Ah. Vedi che c'è una enorme titanica, colossale struttura che qualcuno ha costruito intorno alla pietra dove è caduta. Ah. C'è il segno ancora del cratere dove è caduta la pietra, e intorno è stato costruito questo, sembra un tempio, su cui Underwater Temple, su cui sono cresciute alghe, conchiglie, cose varie. E vedi che ci sono, non capisci bene che creature siano perché non le hai mai viste. Sembrano simili ai costrutti di Ignifugo, però sembra che siano fatti di un unico pezzo di qualche cosa, cioè non sono ingranaggi, okay, montati insieme. È un unico pezzo di granito, sembra, e si muovono esattamente in linea retta intorno alla pietra, in modo che sia sempre sotto gli occhi di una di queste creature. Sono evidentemente a difesa della pietra. Ok. E là il tutto è sommerso sott'acqua, quindi il respirare sott'acqua sarà necessario. Tipo automedico. Poi mi riscuoto dal mio stato pietoso e rimango lì. Fai una prova di vigore. Io nel frattempo gli chiedo a loro di provare a girare l'apparato per vedere se lui gira e mantiene puntando il nord. Giusto, è un'ottima idea. L'avrei fatto anche io. Ho fatto, beh, 7 più 6, non mi ricordo, non so. 13. È già finito il momento. Ti riprendi senza subire altri danni. Ok. Ha funzionato. Ho visto dov'è. Ah, ho visto dov'è. E dov'è? Allora, in quella direzione, però attorno c'è una costruzione. Sembra che credi che qualcuno l'abbia già trovata e la stia in qualche modo adorando. E ci sono delle specie di creature che gli stanno facendo un balletto intorno, o perché la vogliono guardare, o perché sembrano molto felici di starci attorno. Però mi sembra tempio pericoloso. Sottomarino. Ma cosa dice? Migliori storie. Ma che bravo! Ma non è stato bravo? È stato bravissimo. Non ci fa male la mascia. Tra l'altro, tu hai combattuto contro un veggente una volta che prendeva veramente tutte le tue mosse. È stato sicuramente un modo per incontrare l'innovazione. L'hai battuto sorprendendoti da sola. E si è sorpresa di nuovo! È capace di farlo per davvero! Se l'hai ricordato e mi commuovo, cade la e la raccolgo nella boccetta. Branco di mentecatti. Io piango in un angolo. Cioè, però per altri motivi rispetto a Ignifugo penso non si sia suicidato solo perché ha una spalla dove piange. Ignifugo però in realtà non dovresti essere triste, perché quelle cose sotto sembrano cose che costruiresti tu se avessi però meno ingranaggi e più, cioè, non lo so, pietra. Cioè sembrano costruite, quindi potresti imparare qualcosa di giù. Perché sembrano pericolose, però anche molto avanzate. Cioè non avanzate dal giorno prima, dico avanzate proprio... Davanti. Io proprio sto piangendo. Così. In quel momento nel mio cervello ci sono la mia saldatrice, il flessibile. E tu continui a sentire le freccette con la mia faccia. Delle nocine dentro di te, continuano a fare esatto. Uccidilo! Il tutto accompagnato esattamente da questo coro infinito di fedra, che io ormai odio, perché ovvio. Come quando mettono la stessa canzone a ripetizione. Esatto. In genere latinoamericana. Esatto, un reggaeton. Esattamente. Il fedra reggaeton, picchia, morte. Il fedraton. Fedra. Ma te lo rendere fedra e te lo segnale. Ormai. Così senza pietà. È giusto, hai ragione. Sappiate che potete avere dei legami anche con dei PNG. Certo. Okay. Sì, perciò sì. Potreste avere anche odio per Karkedir, per dire. Certo. Io non lo conosco ancora. Quindi. Voi, tu, sostanzialmente, dovrai guidare questo trabiccolo verso il basso. Se possiamo uscire, dovremmo riuscire a respirare. Muoversi sarà un po' più problematico, tranne per me. Oh, davvero? È per questa cosa che c'è... Sì, sono i respiri di tutti i fan... Di Fedra la distruttrice. Ma è bellissimo. Fedra la portatrice di vita. Ma è incredibile. Ma davvero? Anche quello? Subacquei. Sono molti di... Vabbè, giusto. Lui è un palombaro, praticamente. Non è vero. Lui cammina sul fondo. Esattamente. Lui è la body profondità. Esatto. E fai la prova. Yes. Secondo te che cosa ci serve per arrivare? Allora, serve dexterity sicuramente.
e intuito per farti guidare dalle sue indicazioni, che oltretutto sono le sue indicazioni. Esatto, quindi sconnesse completamente dalla realtà. Non è più willpower perché deve resistere. No, è che, all'odio, no, è che deve capire cosa sta dicendo. Esatto. 19. Allora, qualcun altro vuole dargli una mano? Beh, io comunque cerco di direzionarlo seguendo anche la mia mappa. Fai una prova di intuito e intuito, perché il tuo è solo la mappa che ti sei costruito. Quindi insight, insight. Io no, perché sono in un angolo a cucire un altro punto croce di ferro. Io voglio dare una mano, tanto di farlo. 4. I grandi tiri di Alice. Lei quasi quasi una rubrica ti peggiora la vita, però arriva lì, fa Fedra. Basta. E l'odio ti scatta. Esatto. È l'unico momento in cui tiro uno scossone alla parabola. Comunque, con l'aiuto di Krutok guidi l'apparato verso il punto che dovete raggiungere. E il tempio che vi trovate davanti è di dimensioni più o meno umane, cioè è molto grosso come edificio e sembra una specie di cubo, è proprio squadrato, squadratissimo. E intorno sono state scavate. È stato scavato un materiale colonnato. Si capisce più o meno cosa potrebbe essere. Sembra granito. Ok. Quindi non che non è tipico del fondale marino qua. Anche perché oltretutto è perfettamente liscio. E però i muri sono comunque tutti intaccati. Ci sono conchiglie, alghe. Ci sono conchiglie, escono, alghe, eccetera. Con un blocco lasciato in mare per chissà quanto tempo. È perfettamente squadrato, c'è un colonnato che gira intorno e l'apparato non può passare attraverso il colonnato, che oltretutto essendo di granito è anche difficile da buttare giù, quindi dovrete per forza scendere a piedi e entrare nel tempio con le vostre gambe. Meno male che abbiamo i sussurri che ci fanno respirare sott'acqua. Io sono contentissimo perché sento anche la mia voce, la riconosco in mezzo. E mentre vi avventurate all'interno del tempio sottomarino, finisce questo episodio di Fumble Fantasy 2. Nell'acqua ti faccio. Se non fosse che il destino del mondo dipende da noi, aspetterei la fine dell'incantesimo qua in mezzo. Tra l'altro funziona anche per questione di pressione, perché sono talmente tante le voci che spingono. Infatti le stiamo prendendo tipo supposta dal dottor Sasso. Sono i supporter di Fedra, sono i migliori. Supporter. Un livello è house rule? No, non è un house rule, è l'opzione per avanzare più velocemente nelle campagne brevi. Quindi un livello, io prendo Orator e prendo World of Hope, che tanto se devo spammare spammo definitivamente. E poi però in teoria io ho anche fatto due vocazioni. Anche io. Che sono? Perché ho Warlord, che ho azione coordinata, discorso moral speech e combattere fianco a fianco. E spiritista, avere un momento cuore a cuore con qualcuno. E oratore no, perché non ho negoziato nessuna cosa, però ne bastano due, no? Sì, che sono 4 picks. 5. Ma ci sta che io prendo un altro... quello vecchio. Sono 4. Gain 5 picks if you believe you fit to of vocation. Io c'ho 4. È la scheda vecchia questa. Mi sa che la tua l'ha stampata più recentemente, quindi è più nuova. 25. Ah, quindi sono 5. Un attimo. Quindi mi segno un PIX. 11 che però diventano direi 1, che non fa tutta giusto? Esatto. No. Sì. Ci sta che io prendo un altro arcano anche se non incontro un altro arcano? No, devi per forza andare a cercare un arcano. Ok. O devi scalare qualcosa. Devo scalare qualcosa e trovare un arcano. Vabbè. Se scali i punti feriti e i punti mano non salgono. I punti ferite e punti mana non salgono perché salgono ogni volta che aumentate le stat e non è ancora arrivato il momento di aumentare le stat. Okay. Ah, domanda, se io prendo Sharpshooter che è una nuova classe, spero, che dà 10 HP... E non avevi già quel vantaggio, lo prendi. Se ce l'avevi già non è cumulativo, se non ce l'avevi... No, non ce l'avevo. Ho preso due vantaggi che erano Inventory. Ah. Altre domande? Ci dai 50 HP bonus? No. Vabbè, ci ho provato. Beh, ci ha provato, giusto. Legittimo. Hai chiesto. Tu hai chiesto. Se avevate altre domande, io ti ho detto di no.
Quello che avete ascoltato fino a questo momento era Fumble. Se avete ascoltato su Twitch e YouTube, non avete ascoltato fino qua, ma lo riascolterete perché su YouTube verrà caricato il video completo. Vi ringraziamo per averci seguito in diretta. Ci potete sentire in diretta tutti i venerdì sera, tranne questa settimana, su Facebook, YouTube quando non decide di dimenticarsi di far funzionare il video, e Twitch quando non decide di bloccare tutto direttamente. Potete ascoltarci su Spreaker, ci potete sentire su Spotify, su iTunes, su Google Podcast, su qualsiasi cosa audio faccia andare dei podcast. Vi invitiamo ad andare su QWERTY.it per trovare gli altri nostri podcast, e su fumblegdr.it/shop per comprare i nostri manuali. Settimana prossima, quindi martedì, se siete iscritti alla newsletter, vi arriverà prima che agli altri l'opportunità di preordinare Monogatari, il prossimo manuale di Clotos, che sarà in uscita a Lucca e che sarà tutto a tema samurai, e che è diventato da manualetto di sì, scrivo 40 pagine su due nuove classi, 172 pagine con bestiario e avventura dentro. Avventura tra l'altro bella complessa, perché è scritta tipo libro game e ci sono un sacco di opzioni, non è un'avventura dritta che si fa e si comincia. Meraviglioso compimento di Clotos, Monogatari, bellissimo. Potete ascoltare tre puntate in cui abbiamo giocato a Monogatari, due nel mondo della leggenda dei Cinque Anelli e una due settimane fa siamo andati a Torino al Top Play, abbiamo fatto uno speciale in cui si gioca proprio l'inizio dell'avventura che troverete nel manuale. Detto questo, noi ci sentiamo settimana prossima con quella che dovrebbe essere l'ultima puntata di Fumble Fantasy 2, Fabula Ultima. A settimana prossima. Settimana prossima. Mi raccomando. Cosa? Trattatemi bene, Nifu. Fidati. Vedremo. Sono terrorizzato. Perché ti ho detto a fine? Io ho preso World of Hope e barriera la faccio su tre bersagli e la loro difesa magica e fisica diventa 12. Ustia, ottimo.